Ok, eccoci ragazzi, dovremmo essere partiti. Fatemi sapere se ci siamo. Come sempre parto un po' in ritardo, quindi aspetto un pochino prima di... Fatemi sap. Se siamo partiti. In linea teorica, sì. Come va? Buonasera, buonasera. Dovremmo essere. Eh sì, ragazzi, questa sera si parte con Civilization 6. Ho un po' di dubbi, stavo pensando di fare anche un'altra cosa, poi la faremo un'altra volta, poi vi dico. Allora, come detto, vi lascio, l'ho fatto partire così con la presentazione perché è fighissima, è molto epica, sentite il sound. Naturalmente con me c'è sempre l'assistente Oh, tecnico-tattica. finalmente, almeno mi introduco. Buonasera, buonasera, salve. Aumento un pochino il volume della intro perché è molto figo, come vedete ci fa ripercorrere tutta la storia, ripercorreremo e faremo noi tutta la storia, in un modo o nell'altro. Ho alzato un pochino, pensavo perché io vedevo la barretta molto alta, adesso dovrei aver alzato un pochino, alzo un altro po'. E stasera appunto ci proviamo Civilization. Il volume magari si sente un po' più basso, non lo so, vediamo. Comunque, partiamo, non lo so, vediamo cosa ci fa fare perché io ho provato a fare solo il tutorial, quindi adesso vediamo che cosa possiamo fare. Vediamo, giocatore singolo. Gioca ora, gioca in una mappa con piccoli continenti e leader casuali. Così? Dalla prima scintilla di vita negli oceani, ai grandi animali dell'età della pietra, ai primi passi dell'uomo in posizione eretta, hai compiuto un lungo cammino. Ora comincia la tua avventura più grande. Dalla culla della civiltà dovrai arrivare alle stelle. L'unione di scienza e religione richiedono un equilibrio delicatissimo, ma tu l'hai padroneggiato, Saladino. La tua ricerca della conoscenza è nobile. E il tuo popolo ha un grande rispetto per te. Ma non devi gettarti a capofitto nell'ignoto. Col tempo anche le domande più importanti della vita troveranno una risposta in Arabia. Allora, sì, vi dicevo, l'altra volta sul Twitch di Nvidia avevamo fatto solo il tutorial e non l'avevamo neanche finito in 3 ore, quindi vediamo un pochino. No, non lo so con chi iniziano, no, non l'ho capita. Sì, mi sembra che ci ha fatto scegliere direttamente lui. Ogni personaggio storico, tra l'altro, ha il suo perché, nel senso ha le sue abilità, ha le sue capacità. Noi adesso andremo a vedere un pochino Fino a quanto tutto puoi zoomare? fino a qua. Aspetta, Ah. mi abbasso un po' il volume di gioco perché sennò, anche se è molto faico, però. Comunque, vediamo un pochino. Vabbè, il colono ci serve per fondare la nostra città. Vediamo un pochino di piazzarci da qualche parte. In realtà abbiamo anche i guerrieri che possiamo far andare un po' random, almeno all'inizio per vedere il terreno. Qui possiamo terminare i nostri turni. Più che altro, sì, non ho fatto in tempo a sti cazzi. Ce li ha un po' ammaccati a... Un'unità attende ordini che è questa qui, che in realtà potrebbe anche fondare una città qui, volendo, eh. Però.
Mark non lo so quando tornerà. Non lo so, troppo vicino a una città. Vabbè, questi li facciamo andare un po' qua così ognuno esplora. È uno strategico gestionale. Sì, diciamo di sì. E qui è dove ci consigli posizione raccomandata per l'insediamento. Quindi questi magari li possiamo mandare qua. È sempre a turni, quindi ogni volta dobbiamo finire un turno per poter fare la mossa successiva. Già ci siamo qui, direi che questi li facciamo andare un po' qua così ci esplorano la mappa nei dintorni, ci fanno vedere un po'. Po' di zona. Turno successivo, questi naturalmente si spostano un po' così, hanno come vedete il tutto è fatto a caselle, ogni personaggio può avere il suo spostamento in caselle. Questi in realtà possiamo fondarla in diverse parti, ce ne è consigliato anche da queste altre due, forse possiamo farla magari qui, è un po' più, c'è un po' più di spazio per lavorarci intorno. E qui ogni personaggio ha le sue abilità, se vogliamo le sue capacità. Spostarsi, annullare, fortifica o saltaturno. Al momento noi utilizziamo il colono e fondiamo la nostra prima città. Il Cairo, sì. L'ultimo un po' meno. Ma sto bene con lo stomaco, grazie. Poi col caldo mi è passato. Per quanto riguarda il nostro guerriero, al momento lo lasciamo qua. Abbiamo fondato la nostra prima città. Qui è la popolazione che è di 1 all'inizio. Forever alone. Il gioco no, non è online, è giusto. No, e scegliamo la produzione. All'inizio possiamo costruire un po' di cose, in realtà poche. Una cosa che possiamo fare è lo scout. Questi qui sono i turni. Il costruttore 10 turni, scout 6 turni, guerriero 8 turni e fromboliere 7 turni. Poi cambierà il tutto in base a non solo la popolazione, ma qui a destra avremo un pulsantino che ci dirà quanta produttività abbiamo. E noi facciamo un costruttore al momento, che in realtà ci è utile. Possiamo anche fare delle ricerche, poi pian piano spippoleremo tutto quanto. E andiamo con la ricerca. All'inizio queste sono quelle consigliate. Noi possiamo aprire l'albero delle tecnologie. Questo si dipana praticamente in tutta l'eternità. Siamo partiti dal 3800 avanti Cristo, possiamo arrivare fino al 2200 dopo Cristo. E le tecnologie all'inizio, le ricerche sono queste, ma possiamo arrivare, come vedete, verso il finale anche tecnologia futura, robotica, fusione nucleare, nanotecnologia, eccetera eccetera. Noi partiamo dall'inizio e andiamo con forse la ceramica, oppure in realtà possiamo tornare anche a quello di prima. Però no, non l'abbiamo visto il video, cacchio, ci siamo dimenticati. Di cosa? Avevamo dato un video. Non abbiamo fatto in tempo. Stazione mineraria, allevamento animali, ceramica. Facciamo la ceramica. Permette di raccogliere risorse come grano e riso. Quindi andiamo a ricercare questa. Questo. Gli esagoni cosa significano? Gli esagoni. Gli esagoni, questi qui sono le caselle. Perché ogni personaggio può muoversi di un tot di caselle a turno, perché come detto è tutto a turni. Adesso abbiamo fatto le nostre mosse, andiamo al turno successivo. Vedete, si spostano di casella in casella. Abbiamo incontrato un'altra civiltà, Seul, che tra l'altro sono anche abbastanza vicini, quindi qua l'unità che attende ordini è questa qui. Le cuffie che hai, che modello sono? Le Razer Kraken Pro. Li mandiamo in quest'altra casella. Turno successivo. Adesso naturalmente qui dobbiamo aspettare. Ecco, questi già hanno due bande di guerrieri, quindi già stanno avanti. Dobbiamo anche scoprire la mappa. Al momento ci ha detto che la mappa è piccola, che è questa qui. Sì, in realtà è molto piccola, forse troppo piccola direi. Però vabbè, la prima partita, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Il guerriero, tra l'altro, possiamo anche guerrieri di ogni genere, possiamo fortificare, cioè loro si barricano e quindi se vengono attaccati hanno più difesa, naturalmente non si possono muovere. Noi al momento facciamo il turno successivo, li lasciamo qua. Naturalmente ogni civiltà va ad esplorare la sua mappa. Quando
non clicchiamo, quando passiamo su una casella di un avversario ci fa vedere come la previsione dell'attacco. In questo caso andremo incontro a una sconfitta minore, quindi ci facciamo i fatti nostri e proviamo a... in realtà siamo un po' in pericolo così, perché se... Mi consigli Artovire o Civilization 6? Ma dipende da quello che ti piace, sono due giochi belli entrambi, se ti piace il genere. Dobbiamo stare molto attenti perché adesso non c'è nessuno che fa la guardia alla città, quindi io... C'è da dire che Artovire non è solo in inglese, quello sì. Quindi devi studiarti bene tutto prima di... Il turno inizio. Successivo. E rimando il guerriero verso la città, perché altrimenti se un altro avversario va a cliccare sulla città... Nessun uomo ha mai bagnato la regina e poi l'ha lasciata lì, come se i mattoni potessero nascere per caso o per buona fortuna. Ok, perfetto, quindi abbiamo scoperto la ceramica. Nessun uomo ha mai bagnato l'argilla e poi l'ha lasciata lì. Ho capito. Come se i mattoni... E quindi possiamo fare un'altra ricerca. In questo caso possiamo andare bestiame e pecore. Ma devi attaccare altri villaggi e puoi essere attaccato? Allora, sì, si basa sulla vittoria, che però si può raggiungere in diversi modi. C'è la vittoria militare, dove noi andiamo a conquistare tutte le città. C'è la vittoria scientifica e tecnologica, che... si ottiene quando noi praticamente riusciamo a mandare l'uomo nello spazio. Se siamo i primi a mandare l'uomo nello spazio, abbiamo una vittoria tecnologica, oppure una vittoria culturale, costruendo ad esempio delle meraviglie. Ci sono vari punteggi che poi andremo a vedere. Oppure una vittoria religiosa, quindi si può arrivare alla vittoria in diverse tipologie. Quindi al momento facciamo l'allevamento. Poi quando ci dà il personaggino che ci serve, questo qui che siamo in produzione con il costruttore, vediamo altre cose. Il guerriero adesso è in città, noi lo utilizziamo per fortificare, così se qualcuno ci attacca è più difeso. Turno successivo. Volevo solo dirti che l'altro giorno volevo entrare nel canale e per sbaglio ho tolto l'iscrizione al canale. Non ci ho pensato due volte, nel giro di mezzo millisecondo mi sono riiscritto. Volevo solo farti sapere che non è che mi sono iscritto solo ora, ormai settembre 2012 è lontano ricordo, però volevo solo farti sapere questo. No. Sì, Apocalypse è bellissimo. Allora, attenzione perché qui ci sono dei barbari. I barbari sono un... vogliamo chiamarla civiltà, vogliamo chiamarlo gruppo indipendente. Nel senso, noi con Seul possiamo anche chiacchierare, vedete, possiamo mandare... gli emissari, influenzati da una civiltà, missioni, eccetera, eccetera. Mentre i barbari sono contro tutti, quindi dobbiamo stare attenti ai barbari. Meglio così, perché sennò ci fregavano. Dobbiamo scegliere un'altra produzione, perché evidentemente quello là è stato completato. E io andrei con un altro costruttore. Una delle novità dei costruttori è quella che, allora, il costruttore serve appunto, come dice la parola stessa, per costruire determinate cose. Ad esempio la nostra città qui ha questo raggio d'azione, che è questa zona gialla, che pian piano aumenta, si espande, o comprando le caselle, quindi pagandole con la moneta, che noi al momento ne abbiamo più 5-2 per turno, poi aumenterà o diminuirà, oppure... con l'influenza, la cultura, la costruzione di monumenti, eccetera, eccetera. Come vedete adesso sono apparse delle icone, miglioramento raccomandato, fattoria, perché il costruttore può costruire fattorie, miniere, deforestare, costruire segherie, eccetera, eccetera. La differenza dalle altre volte è che in questo Civilization il costruttore può fare al massimo 3 cose, quindi diciamo costruiamo una fattoria qua, una fattoria qua, una fattoria qua e muore, cioè nel senso scompare il... nostro costruttore. Comunque il gioco è single player, non multiplayer. Yes, Black and White comunque sì, l'ho giocato, è molto molto faico. Era faico. Vabbè, andiamo a costruire la fattoria, che come vedete ci dà 2 di cibo. Il cibo serve naturalmente per aumentare. Mi sa che non ha scelto lui il popolo. No, all'inizio non è andato, forse perché è la prima partita. Turno successivo. Se si vede la moneta, c'è il banner delle donazioni. Se in paradiso non ci sono cani, adesso vediamo. Allora quando muoio, voglio andare dove vanno loro.
Allora, vediamo un attimo, vedo di spostare un po' di cose. Posso spostare questo, lo mettiamo qua. Grazie Stefano. No, questo non lo posso spostare, mi sa lo posso mettere. Non lo so, mi sa che facciamo i danni qua. Eh sì, perché comunque quello Sopra va a la barra delle donazioni. oltranza. Ma rimane la scritta così, quindi lo posso mettere qua sopra, dai. Allora, diciamo che, poi vi dico, qui abbiamo grandi personaggi, albero progressi civici e albero delle tecnologie, se ve lo state chiedendo, perché magari è meglio lasciare visibile quello sopra, se riesco a beccarlo. Porca di quella troia. Mettiamolo così, dai. Va bene, abbiamo scoperto l'allevamento. Momento. Ok. Ci siamo? Sì. Se... Vabbè, perché sono ripassato all'altra schermata, comunque. Posto così. Scegliamo la prossima ricerca che potrebbe essere l'estrazione mineraria. E il nostro costruttore, ad esempio, quella consigliata è la fattoria che fornisce 0,5 abitazioni, quindi possiamo Aumenta la aumentare gente. il Comunque, quantitativo di Ali, popolazione. scusami per la domanda, secondo te l'esperienza del gioco sarebbe migliorata se The Last Guardian in alcune fasi, come quando il bimbo saliva su Trico e si controllava Trico invece del bimbo? Sì, sicuramente. Però forse, non lo so, No, è un nuovo salvataggio questo. sarà fattibile o meno. E un'unità attende ordini che è nello specifico sempre questa qui. Allora, visto che le fattorie aumentano la popolazione, noi andiamo a fare questa cosa. Una cosa che possiamo vedere anche, questa è la mappa visuale strategica. Poi abbiamo... cosa possiamo vedere? Mostra icone risorse. Come vedete, ogni casella in questo caso ha un po' di cibo e un po' di produzione. La produzione è quella che ci permetterà di produrre naturalmente anche altre cose. Se noi facciamo la fattoria, come vedete, scompare la produzione perché l'abbiamo dedicata appunto all'agricoltura. E al momento però ci interessa perché dobbiamo aumentare la popolazione. Costruttore, facciamone un'altra. Fattoria. Ispirazione. Il territorio intorno alla nostra prima città si sviluppa magnificamente. Ora possiamo dedicarci a migliorare le nostre tecniche di produzione. Lo sviluppo del progresso civico artigianato ha fatto un grande passo avanti. Ok. Turno successivo. Pure io mi sto ipnotizzando, sto guardando lo schermo, ma sto tutta incantata. Altro turno, vabbè, adesso dobbiamo aspettare la produzione del prossimo perché quello, come detto, ha fatto Promulgare le sue nuove tre politiche mosse. di governo può portare grandi benefici. Il nostro popolo attende il tuo decreto. Ok, come detto, possiamo anche fare un governo. Dimmi di più. No, vabbè, magari non così Non è perché la sennò è saggezza troppo. che fa la legge, ma l'autorità. Progresso civico completato. Cambia le politiche. E qui abbiamo la pagina delle politiche. Come vedete, adesso in base a quello che abbiamo noi, cioè dominio, poi pian piano si svilupperanno anche altre cose. Visualizza governi. Come vedete, adesso abbiamo dominio e ha queste due icone. Queste due icone sono una delle politiche militari e una delle politiche economiche. In base al governo che scegliamo, ne possiamo avere diverse. Questo è il primo tipo di governo, siamo comunque nel 3300 a.C., poi ci sarà oligarchia, autocrazia, repubblica classica, comunismo, democrazia e fascismo, e in base a quello che sceglieremo avremo la possibilità di mettere più carte per ogni tipologia. Adesso noi abbiamo dominio, possiamo mettere una carta in politiche militari e una in politiche economiche. Quindi vediamo, di carte militari ne abbiamo due. L'esperienza delle unità da ricognizione è raddoppiata. Più 5 forze di combattimento delle unità quando affronti i barbari. E usiamo questa. Quelle Sushi, come con... si chiama? No, Eh? la fanpage, come si chiama?
Quale fanpage? La tua fanpage. Ma lascia sta ste cose. Pianificazione urbana, più uno di produzione in tutte le città, più uno oro nella capitale. No, più uno produzione in tutte le città ci è utile. Conferma le politiche. La nostra agenda politica è stata definita. Sì. Ok. E poi possiamo scegliere anche un progresso civico. Artigianato o commercio internazionale? Andiamo di artigianato. Vai. Turno successivo. Quando ti ritrovi bloccato in un buco, smetti di scavare. Effettivamente. Abbiamo completato la ricerca mineraria e scegliamo un'altra ricerca. Anche qui ci sono dei turni, come vedete. 8, 21, 8. Io andrei quasi di irrigazione. Permette di prosciugare delle padule edificio, giardini, miglioramento, piantagione. Esatto, Mimo, ma quasi quasi li chiudo gli occhi. Vado di irrigazione, va, vediamo anche quelle che non richiedono mille mila cose da fare. E... salve, salve. Andiamo al turno successivo. Dai, altro turno. Dobbiamo aspettare che esce il prossimo. Attenzione ai barbari che si avvicinano. Costruttore ha finito. Come vedete, adesso che abbiamo scoperto la ricerca mineraria, possiamo fare la cava qui dove ci sono queste risorse, che sono la terra, la roccia. Vabbè, noi qua facciamo un'altra fattoria che almeno aumenta la popolazione, che è una cosa buona e cara. E... scegliamo un'altra produzione che, onestamente, a questo punto farei... uno scout. Lo scout è quello che va in esplorazione, quindi ci serve. Almeno scopriamo un po' la mappa. Aia, mi sa che questi stanno venendo a... Gran Turismo Sport lo prenderai? Penso di sì. Allora, dobbiamo cambiare produzione perché stanno arrivando questi che ci attaccheranno al 100%. Quindi cambiamo la produzione e facciamo fromboliere 5 turni, guerriero 5. Se mischia forza a distanza, facciamo un fromboliere 5 turni. Non lo so. Aspettate, che non so che cazzo è successo. E momento. Datemi un attimo, che cerco di capire se siamo ancora in live o meno. Eh sì, deve essere staccato qualcosa, ma non si riesce a capire che cazzo. Momentus. Aspettate, mo. No, no, non è il PC, è la qualche presa USB che non lo so se si è sganciata, che cazzo ne so. Aspettate che... devo risistemare un po' di cose. Momentus. Ok, dovremmo esserci. Vabbè. Allora, che stavamo a fa'? Stavamo con questo qua che dobbiamo... no, unità attende ordini. Questa sì, lo possiamo andare qua.
e gli facciamo poi costruire la miniera. Allora, questi, come detto, si stanno avvicinando molto pericolosamente. Onestamente, mi sa che ce ne fanno il culo. Ottieni una risorsa attraverso una cava e ti ha fornito materiali da costruzione necessari per dar lavoro ai tuoi muratori. Secondo me non durerà tanto sta partita, perché ci stanno già attaccando in modo aggressivo. Vediamo. Guarda là quanti cazzo sono. Maledetti. E questo lo mando qua. Magari si concentrano su Seul, non lo so, ho i miei dubbi. Però sti cazzi barbari. Vabbè, i barbari già partono attrezzatissimi, eh. Avvicina un po', li voglio vedere. Sono pure i cani. Ma sono pastori tedeschi. Non lo so, sono cattivi però. Vediamo un po' se magari rinunciano ad attaccarci. Olè. All'inizio non siamo pronti per questa cosa. Questo lo manteniamo qua. Scegliamo un'altra produzione. E onestamente, ragazzi, non spammate, please. Dov'è? Facciamo un guerriero, perché dobbiamo provare a difenderci da eventuali attacchi. Ale, com'è intenzione di proseguire la partita? Sei più propenso a farti i cazzi tu e farti tutti amici, oppure intenzione di conquistare molti territori anche a costo di unicarti in altre popolazioni? Dipende, io in realtà, perché se parti subito con la guerra non hai la possibilità di andare molto avanti, si presume. Io vorrei iniziare a costruire anche un bel impero e poi magari quando siamo arrivati a un certo punto. Ma questi ce l'hanno distrutte le fattorie o sbaglio? Sì. Sti bastardi. Aspetta. E tu due pecore c'avevi. No, ma tra l'altro, non so se li attacchiamo, se succede un macello. Fortifica un attimo. Aspettiamo. Vabbè, Gilgamesh Kienghi. Sono gentile con gli amici. Ok, vabbè, noi siamo amici al momento, quindi Anaku i Brigia Tibaku. Vabbè, è cartunesco. No, no, dico sono grosse. Eh? Sono grosse. Sì, no, è cartunesco in senso tutto il gioco, proprio tutto molto caricaturale. E mi piace, ad alcuni non piace, ma a me piace. Gradirei visitare la nostra civiltà più vicina e assaggiare la nostra ospitalità. Grazie per la presentazione, ma non abbiamo tempo. No, no, vabbè. Amici, accettiamo, ok. Ok. Questi intanto si ritirano. Migliaia di persone hanno vissuto senza amore. Neanche una senza acqua. Quali altri civilization hai giocato per conto tuo? Ho giocato il terzo, il quarto. Il quinto non tanto. Il quinto l'abbiamo visto sul canale. Maggiormente credo, forse il terzo ho giocato di più. O il secondo, o il quarto, no, forse il terzo. Vabbè, scegliamo un'altra ricerca. A questo punto direi di andare con la muratura, che permette di raccogliere pietre, mura antiche, piramidi e ariete. Naturalmente noi poi più avanti possiamo fare anche delle meraviglie, che sono una figata, e poi vedremo anche le differenze con gli altri civilization. Grazie a donazione quotidiana di api. Grazie mille per la donazione quotidiana di api. La delegazione di Gilgamesh ti reca doni, gioielli sumeri e cetre. Ok, la tua delegazione è benvenuta. Arrivederci. Fatemi di sapere se esce il riquadrino della donazione a schermo, perché in realtà col fatto che si è scambiato tutto ho dovuto risistemare le icone, quindi non so se ha funzionato. Fatemi sapere. Questi ci stanno a riprovare. Aia. Cazzo. Ma noi stiamo a fianco a sti fottuti bastardi. L'abilità senza immaginazione è artigianato, che ci fornisce tante cose utili come i cestini di vimini da picnic. Quindi garantisce l'accesso a due elementi. Vediamo che politiche possiamo sbloccare. 30 produzioni, addestrare costruttori.
50 per la costruzione di unità di una mischia da distanza epoca antica. No, ci serve questo, la forza quando affrontiamo i barbari, no? Questo ce lo lasciamo. Allora, ciao, puoi avvisare anche su YouTube quando fai le live, comunque acquisterai Nintendo Switch e porterai nuovo Zelda. Nintendo Switch non lo so, Zelda la vedo difficile perché i titoli Nintendo sono un po' bastardi. Sì, vengono segnalati. Mi sa che noi siamo messi veramente male con i barbari. Sì, io non so giocare ai giochi, ai titoli di guida. Questi ci fanno malissimo. Ci hanno ammazzato il fromboliere. Guerriero. Allora, produciamo un altro guerriero e questo lo facciamo attaccare qua. No, dove cazzo va? Ah, ok, attacca così. Ale, fai attenzione agli impulsi che sblocchi ti permettono di velocizzare le ricerche. Dobbiamo stare attenti a tantissime cose e questa cosa non ci aiuta. Tra l'altro non abbiamo scelto neanche la difficoltà, che in realtà, essendo una prima partita, che avrei messo anche abbastanza semplice, eventualmente per capire i meccanismi, ma non l'abbiamo potuto fare. Allora, il guerriero, una volta che le nostre armate sono state colpite, comunque hanno perso un pochino di salute, come vedete, la salute è questa qui, possiamo metterli fortifica finché è guarita, quindi facciamo così, almeno si Sì, fortificano. ce l'ho la patente, ma lei non mi fa guidare. E se questi rivengono all'attacco sono cazzi. Ok, perché non abbiamo neanche molto. Guarda là. Ah, questo ha attaccato l'altro, sì, perché i barbari attaccano ando goio goio, eh. Dead by Daylight, onestamente, non lo so se lo rifarò. Vostra Grazia, abbiamo ottenuto nuove conoscenze nell'arte di costruire fortificazioni statiche. La Ok, costruzione di mura sì. intorno alla nostra città le renderà più forti contro gli invasori stranieri e Lo permetterà so. loro di bombardare le unità nemiche vicine. Ognuno di noi sta scolpendo una pietra, erigendo una colonna o tagliando una vetrata nella costruzione di qualcosa molto più grande di noi stessi. Comunque dicono che sembra strano che non hai potuto scegliere No, un'opzione. ho letto, non lo so, ho fatto partita opzione disponibile. Vabbè, vediamo. Ah, perché non hai messo crea partita, ma nuova partita. Questo c'entra qualcosa? Saprei. Fortifichiamo. Vabbè, comunque lo usiamo anche come, perché calcolate che non l'abbiamo neanche finito il tutorial l'altra volta, quindi prossima ricerca. La scrittura. Produzione. Altro fromboliere. L'unità che attende ordini è questa perché si è curata e noi la usiamo per fortificare. Ricordate che se la fortifichiamo viene attaccata più capacità di difendersi. Quindi magari lungo i confini iniziamo a mettere i nostri militari, perché tanto vengono attaccati, quindi. Ale, non so se hai seguito la scena di sotto, se sì, cosa ne pensi? 8. Fast and Furious? No, mi sono fermata al 2, ho visto il primo e il secondo, basta. Questi fortifichiamo finché non guariscono. Ma secondo me siamo nati a siamo spawnati a fianco al coso dei barbari, Ma perché scusa, ti conviene fare crea partita. vabbè, ma mo stiamo a fare questa, vediamo. Giusto, ma forse la pure loro. So che è Troppo difficile, difficile. ma ci proviamo. A guerri provata a fortificare. Che cazzi di Tanto nel caso dura poco, non lo so. Questi continuano ad arrivare a flotte. Mamma mia. Vabbè, state a esagerare però, ve la state a prendere con sto povero Cristo qua.
Fromboliere, attacca immediatamente. Può attaccare il fromboliere. Scegli produzione. Altro guerriero. Fromboliere, attacco a distanza. Attacchiamo questi che sono in tre. Noi abbiamo sempre un uno incastonato qui, eh. Siamo stati un po' sfortunati. Come pensi di costruire i contuoi della... Sembra molto facile. Questi chi sono? Sempre barbari, sì. Sto meglio. Abbiamo recentemente acquisito nuove conoscenze nella pianificazione urbana. Creare di... Scrivere significa condividere. È un desiderio che fa parte della condizione umana. Condividere pensieri, idee, opinioni. Ok, allora, fromboliere, eccolo qua. Può attaccarmi questo. Almeno ne iniziamo a togliere qualcuno. Ma pietrate. Siamo nell'età della pietra. Cioè, non nell'età della pietra, però. Ok, grande fromboliere. Questo lo risvegliamo e attacchiamo questi. Non è detto che ci riusciamo al primo turno, naturalmente. Di solito ci vogliono sempre un po' di turni. Vai con il tiro con l'arco. Dobbiamo sfruttare un po' anche la cosa militare a sto punto. Allora, dovessimo mandare uno scout a coprire i territori in basso a sinistra, perché se ci fosse un accampamento dei barbari continuerebbero a... Lo so, ma non posso perché non ho risorse necessarie. Fromboliere, attaccami quest'uomo. Sbam. Olè. Cazzo, questi già c'hanno le lance, che è la versione pro dei... Spostati qua. Fortifica finché non guarisci. Voi dovete aspettare. Alessi, per ognuno di voi, qual era il migliore Far Cry? In generale, qual è il videogioco con i migliori caratteristici? Far Cry, non so se il terzo. Il terzo e quarto, vabbè, sono uguali praticamente. Il gioco con i migliori panorami. Allora, il fromboliere lo rimando in città. Grazie a Sapphire per la sottoscrizione. E lo facciamo. The Witcher 3, mi fermavo a vedere. Pure panorami. Io stavo pensando a The Witcher 3. Questo lo mandiamo qua. No, è solo Overwatch sto giocando in questo periodo. Aspettiamo un pochino. Io lo so cos'è fuori gioco. Questi continuano ad attaccare come se non ci fossero domani. I frombolieri dobbiamo attaccarli corpo a corpo. Solo che questi continuano ad arrivare come se non ci fossero domani. Allora, gli impulsi sono i mezzi cerchi che vedi nelle ricerche. Se è pieno vuol dire che quella ricerca impiegherà meno turni a completarsi. Se vuoi, organizziamoci qua. Fammi un altro guerriero a palla. Cosa ne pensi del nuovo DLC di Division? Non lo so, non l'ho seguito per niente. Non so di cosa si tratta praticamente. Sì, perché ormai l'ho messo da parte The Division, quindi. Turno successivo. Scusate, ma voi da Seul me date una cazzo di mano contro sti barbari? Perché danno anche un bonus se li batti. Quindi loro potrebbero impegnarsi per darci una mano. Eventualmente. Il fuorigioco è quando ci sono, quando il calciatore... Ho scagliato una freccia compagno. In aria. È ricaduta sulla terra. Non so dove. Bene. Vabbè, queste sono tutte citazioni personaggi storici. I difensori stanno dietro al compagno, all'avversario. Che... La linea del fuorigioco, insomma. La vela, no, perché non abbiamo... Cioè, c'è il mare qua, ma... Mm.
Vabbè. Sì, anche Bloodborne e Dark Souls, i paesaggi sono fighi. Allora, questo li facciamo attaccare questo qua e me lo ammazzano. Questi li facciamo attaccare questo qua e muore male. No, in realtà muore male, vabbè, ci sta. E questo li facciamo togliere quest'ultimo fromboliere. No, usiamo questo fromboliere che non può attaccare al momento. Però con questo attacchiamo questi, perché questi qui vanno corpo a corpo, quindi è meglio farli attaccare in questo modo. Ok, questi ce li siamo tolti dai coglioni. Turno successivo. E vabbè, questi arrivano a flotte. Il fromboliere ci ha attaccato malamente. E anche questi qua. Bene. Però lui c'è ancora. C'è ancora ed è vivo, solo per noi. E i nostri combattenti possono eventualmente andare qua. Due caselle. Ci siamo un po' inculati. Questo almeno lo ammazziamo. Spam. Ma adesso me lo massacrano. Ci stiamo un po' allargando. Attenzione che quelli di Seul ci stanno andando a mano. Ale, farai For Honor? Forse, forse. Quello sta scappando, il maledetto. Questo me l'ammazzano? Sì, ci sta. E... ok, però questo ci ha prodotto un... quelli stanno scappando là. Facciamo così. Andiamo con un... no, il fromboliere però aspetta, può anche attaccare al momento. Ammazza lo scout. Lo scout è quello che va appunto ad esplorare il terreno. Che sola. Questo no, lo lascio qua a fortificare, altrimenti ci fregano la zona. E facciamo un altro guerriero. È un po' complicata. Questo, se riuscite, ma ammazzi questo qua? No, eh. Perché quelli stanno a scappare, stanno a fare i furbi. Vai, bloccateli, bloccateli, grande così. Hai provato a Return to Castle Wolfenstein? All'epoca un pochino sì. Ok, uno ce lo siamo tolti. Turno successivo. Se ci danno un po' di tregua, non è vero. Allora, fromboliere, attaccami questi dalla distanza. Voi andate qua. Questi qua, maledetti. Ci vanno. Facciamo uno qua. E questi attaccano qua. Si danno il cambio. No, ok, rimangono. Questi, scusa se non me li fa attaccare, che cazzo. Fanno il giro lungo, perché non possono stare due nella stessa casella. Ecco che arriva. Spam. Ammazzate sto bastardo. Vaffanculo. Ok. E non lo so, sono infiniti, quindi probabilmente non ce la faremo mai. Con sa più vecchia che ho provato? Ma il Super Nintendo, il primo Game Boy. Attacco a distanza, attaccami questo. Cioè siamo partiti da poco e stiamo facendo solo questo praticamente. Attacchi come se non ci fosse un domani. Questo lo mandi qua. Questi me li mandi qua. Ed eventualmente qua a difendere la città, va. Ah sì, perché così non possiamo migliorare le zone. Non possiamo fare un cazzo. Non possiamo fondare altre città. Sta succedendo un macello qua. Ale, cosa ne pensi di Football Manager? Dopo che l'hai mai sui cosa? Football Manager. No, non credo. Non... cioè, mi piacciono i titoli gestionali, però Football Manager non tantissimo. Fromboglieri. Ricordati di far promuovere tutte le tue truppe. Di far? Promuovere tutte le tue truppe. E allora, qua possiamo costruire
Un arciere. Il guerriero sta attendendo e lo portiamo qua. Ah, questo guerriero. Vabbè. Questi li facciamo fortificare qua la città, sì. Questi li facciamo fortificare finché non si curano. Turno successivo. Dobbiamo fare una specie di barriera con i nostri soggettoni qua, perché questi continuano ad arrivare a flotte. Quindi questi li risvegliamo, li facciamo attaccare. Questi li facciamo attaccare, almeno se ci togliamo quello. Ole. Sushi. Quello stupido di mio moroso vuole che io gli regali Dead or Alive 5 per Natale. Quindi te lo ammazzo. Vabbè, lo dice stesso il gioco. Dead or Alive. Non direi Dead. Ole. Questi facciamo fortificare finché non si curano. Cazzo de casino, siamo partiti subito sportiveggiante, Sportiveggianti sono partiti più che altro i guerrieri, i barbari, però mortacci loro. Non credo all'astrologia. Sono un sagittario, siamo gente scettica. Allora. Andiamo con la lavorazione del bronzo, dopodiché questi, facciamo attaccare questi. Fissa da panico. Questo può tornare in magari lì. Sì, Oblivion, grazie. Che non posso fare niente da qua. No, sono un po' un po' di parole, ma io non posso fare niente da qua perché non c'ho il mouse. E dimmi che devono. Dimmi. No, vabbè, mo è passato, l'ho detto. Ho capito, ma me lo. Usate la chat privata nel caso. Ok, a meno che non ci attaccano pure questi che stanno a approfittare. Che ci stanno indebolendo pian piano, è anche possibile. Allora, questo lo possiamo promuovere. Grido di battaglia, più 10 forze di combattimento quando si difende da attacchi a distanza, più 7 forze di combattimento contro unità mischia a distanza. Questo. Questi ancora no, quindi fortifichiamo. Questi fortifichiamo. Questi aspettiamo il turno. Che attende ordine a questa, li facciamo fortificare la zona. Turno successivo, l'arciere dovrebbe arrivare adesso. Sì, però questi che passano nelle nostre zone, vabbè, che gli abbiamo detto noi, però adesso possiamo rifare un costruttore eventualmente, visto che questi forse si sono decisi ad andarsene a fanculo. No, vittoria parziale. Il sumero dovrebbe andar via, onestamente. Questo è terreno mio. Vabbè, mettiamo l'arciere qua, va. Quest'altra unità la facciamo fortificare. Questo fortifica. Fortifichiamo un po' tutto e attendiamo il turno. Ok. Allora, il guerriero, no, vabbè, questi devono rimanere qua ad aiutare la città. Almeno riprendiamo il costruttore e possiamo fare qualcosa qui nei paraggi. Ma in totale quanti giochi hai? Voglio anche lasciare un'eredità duratura. Tra quelli, perché il bronzo resiste migliaia d'anni. Tra quelli in copia fisica e quelli su Steam, sì. Arrivi 2-3 mila. No, 3 mila no. Lavorazione del ferro 17, ma ci sta. Turno successivo.
Ah, questo qua, vabbè, un carretto è il commerciante. Il commerciante può andare a andoievare. Non attacca. Pensi di portare Ghost Recon sul canale? Sì, penso di sì. Noto con piacere che il tuo impero non rappresenta una minaccia per il mio. Lo so, mi stanno a spaccare il culo i barbari qua, grazie al cazzo. Grazie per l'aiuto, tra l'altro. Maledetto bastardo. Poi possiamo fondare anche la nostra religione. Oh, finalmente il costruttore è arrivato. Costruttore, mi rifà la fattoria, che è successo un macello qua. Infatti dicono dovresti esplorare. Lo so, adesso facciamo un altro costruttore e poi lo scout. I costruttori ci servono, se no non riusciamo neanche ad aumentare la nostra città. State buoni, buoni, pace e amore, pace e amore. Che cosa? Aris. Cioè? Con? Con altro, l'ho perso. Successivo. È Civilization. Qui facciamo la fattoria. Dobbiamo distruggere e rifare la fattoria. Questa. E questa è fatta. Andiamo di qua. Rifiamo la fattoria pure qua. In realtà c'è ripara, cazzo. Io non l'avevo visto questo. Allora ripara. Maledizione. Mi sento bassa. Non ci avevo fatto caso. Ridagliela che ripartono sti fottuti bastardi. Avevo una forza lavoro felice e coinvolta. Vediamo. Produzione più 15% produzione per la costruzione di meraviglie. Non possiamo. Costo mantenimento delle unità ridotto. Per il momento non ci serve. Per il momento lasciamo così. Stiamo a posto. Commercio internazionale. I barbari si avvicinano. Tradizione militare. Allora, il costruttore qui ha fatto, lo possiamo eventualmente mandare a cagare probabilmente. Mandiamolo qua. No, perché ci sta questo, giustamente. Se si sposta, tacci su. Addormentati, aspetta. Turno successivo. Ok. Almeno ci facciamo lì la miniera. Guarda, partiamo subito all'attacco senza perdere neanche tempo. Venite qua e attaccate questi subito. Con cattiveria. Ma in un turno, cioè sempre doppi turni, se non tripli. Lo scout si sta a fare i suoi giri. Questo ci ha attaccato. Uno ci ha ammazzato. E poi è morto. Ok. Questo lo rimettiamo qua. Guerriero, questo qua. Può attaccare lui? Ma H1Z1 non ci ha mai giocato. No, H1Z1 no. Rust, sì, probabilmente più avanti lo riprenderemo. Ok, lo scout glielo abbiamo ammazzato. Hai mai provato Halo? Il primo ho giocato. Ok, un altro costruttore è uscito e lo piazziamo. Qua cibo e uno di produzione. No, questo, cazzo. Questo lo mandiamo qua. Grazie, Tonino. Magari anche qua. Il costruttore lo mandiamo sempre qua perché mi deve fare la laminiera. Quest'altro costruttore lo mandiamo qua. E già l'avevo fatta la miniera. Il fatto è che al momento qua stiamo a posto, quindi lo posso mandare qua questo. Scegliamo la produzione del Cairo e facciamo uno scout e poi ci facciamo anche un colono. Questo lo promuoviamo. Vai così. E ti
Asia, cioè gestionali in generale o solo Civilization? No, è gestionali in generale, in generale. Le unità di ricognizione, come gli scout, hanno l'abilità unica di guadagnare esperienza. Ok, ok, sì, lo so. Ecco qua lo scout che noi in realtà, qui c'è anche il più, dove possiamo scegliere cose in più, cioè vabbè, a parte eliminare l'unità, o esplorazione automatica, cosa che io faccio. Magari, sì. Così va lui per conto suo. Stessa cosa con il prossimo scout. Ne mandiamo due perché quello morirà a breve. Quello ha trovato le banane lassù. Esplorazione automatica no. Fortifica. Questi Aldo, è tutto a posto, tutto a posto. Tornerà più tardi. Fortificare. Questi possono raccogliere risorsa. Ah no no. Fa la cava, li facciamo fare. Questi li facciamo fortificare. Turno successivo, ok. Se ci danno un po' di pausa sti barbari maledetti, sarebbe il top. E voi fortificate qua, almeno mi difendete i... Ma che è stasera? Che? Ma boh. Dica. Quindi? Non ce ne sta uno normale stasera. Dimmi. Aspetta. Questo. Okay. Boh, scusa, basta che lo dici, non è che... Molto easy come cosa. Fammo prima. Fate se è questo. Mi ricordo. Vabbè, sì, questo lo bagni. Aspetta un po'. Cioè? Questo. E... lo bagni oppure sospendi perché, cioè, basta, mo. Vabbè, facciamo così. E... piano piano. Questo non lo so. Ah, questo sì. Così. Dov'è? Vabbè, sospendo. E famo così. Ole, giustizia è fatta. E questo è quanto. Mi scrolli un po' la lista qua. Ah, sì, sì. Scusate, ma un attimo di nervoso. No, basta un po' di pulizia che è problema. Che cazzo è? Allora. Oh, finalmente. E... giustizia è fatta, ragazzi. Va. Sì. Questo costruttore, aspettate che non mi ricordo come cazzo, se non sbaglio dal Cairo acquista caselle. Possiamo, come vi dicevo prima, anche acquistare le caselle intorno, visto che qua ormai abbiamo fatto un po' di tutto. Possiamo fare adesso quegli ingranaggi, quelli che ci danno produzione. In realtà questa ci può servire. Aspetta. Il fatto è che io non... lui c'ha due schermi, il mouse ce l'ha solo lui perché sta giocando al PC, quindi io posso solo segnalare, ma non posso fare niente. Mi segnali lei, sì, mi segnali. Sì, sì, poi quando la situazione sfugge di mano. Ma non deve sfuggire di mano, è troppo tardi. Che sono troppo buona io. Sbagli. Tutto questo, vai, ci mando poi il coso. E il costruttore, vai. Allora, vediamo un po' di espanderci. Possiamo espanderci anche in altro modo, però già che ci siamo, famo così. Questi qua non possono fare molto, quindi li mandiamo a fare la fattoria. La leggendaria calma serafica di Ale. Ok, l'altro scout anche lo mandiamo in esplorazione automatica. Lo speciale 200. Oppure no, ce lo mandiamo noi a piedi. Vedremo. E ci facciamo fare un lanciere. Il lanciere. Famo prima il lanciere e poi il colono. Questi li mando qua a scortare. Non lo so in realtà. Forse faccio così, no? Una sì e una no. E li facciamo fortificare. Questo li facciamo fare la fattoria.
Allora, adesso te la senti di fare un piccolo paragone tra Skyrim e Fallout? Un'altra volta questo col flauto, mamma mia. Ah, è troppo presto per fare paragoni al momento. Aspetterei ancora un pochino. Mi compro anche questa casella così famo i confini dritti e buonanotte. Come detto, vabbè, poi potrebbe migliorare anche senza che acquistiamo noi delle zone. Però al momento acquistiamo. Ale, ultimamente sia nel parlare che nello scrivere con amici mi ritrovo ad usare solo più termini del calibro di scusi buon uomo, giovine, con calma e circospezione. Secondo te potrebbe essere un problema? Ma no, perché non sono mica offeso. Come quando non vestivi. questo lo mandiamo qua. E questi... Il framboliere non ce l'abbiamo, se no gli mandavamo le cose dalla distanza. Vai buon uomo di fattoria. Olè. No, è bello il motivetto col flauto, però il pressing. Ah, ti dicono di creare un colono e prendere i cavalli sotto Seul. Lo so, però più che cavalli io sarei interessato più al ferro, onestamente. Guardate pure là sopra Uruk, questo che c'ha nei dintorni, c'ha un sacco di robe. No, Fraz, non ancora. Però questo è troppo vicino a Seul. Poi si incazzano se gli fai la città troppo vicino. Lo scout lo mando qua sotto, perché qua, da qua vengono i barbari. In trance. Successivo. Eccoli qua, i barbaris. Poi... vediamo un po', perché i barbari sono tosti da togliere dalle palle. Questi li attacchiamo subito, tanto gli scout. Ti è piaciuta la serie God of War? Sì, a parte Ascension. Si possono costruire delle mura sui propri confini? No, solo sulla città. Una tua opinione su Halo, sono deciso se comprare la collezione contenente i primi 4, grazie. Ma sì, ci può stare. Se ti piace il genere, sì. Granaio più uno cibo più due abitazioni. Queste sono le meraviglie. Poi... Dicevi, mamma mia, sto pure con la luce psichedelica accesa, mi sembra di stare sott'acido con questa musica. Poi vi parlo anche dei distretti, che sono un'altra grande novità di questo Civilization. Comunque io andrei a fare il granaio, che ci fa aumentare la città. Questi hanno fatto due, come vedete, questi hanno movimento due caselle, c'è scritto qui, mentre gli altri erano, ok, in questo caso il guerriero due caselle. E sono quelle che possono utilizzare. Comunque l'unità che attende ordini sono lo scout che sto mandando in giro. Questi sono i barbari. L'altro scout sta andando a nord. Va in automatico, noi gestiamo uno alla volta. Per il fatto delle musiche, ma non solo in Forza Horizon. Epoca classica. Il signore ci ha fatti tutti di ferro. Poi ha alzato il calore per forgiare alcuni di noi nell'acciaio. Cioè, ci sono un sacco di giochi che senza musica perdono tanto. Per esempio Mafia aveva quella colonna sonora da paura, però non l'ha potuto... No, no, io l'ho lasciata. Ah, lei, poi alla fine l'ho lasciata. No, perché ti stanno dicendo la stessa cosa di Forza Horizon, se non erro. Vabbè, la musica di sottofondo nei giochi di guida sono... Le tolgo, cioè, volentieri tanto. Mi danno anche fastidio, preferisco sentire il sound del motore. E comunque, per aggiornare questa unità ci serve il ferro. E qui sorgono diversi problemi che vedremo dopo. Famoce la ruota, va. L'unità che attende ordini è questa e noi la usiamo per spaccare dei culi allo scout di questi. Questa facciamo fortificare. Il nostro scout continua ad andare a sud. Vai scout, vabbè, l'ha fatto. Non so se riusciremo a riprenderci un pochino, che tra l'altro la mappa sembra più piccola, però dicono di portare Stippi in live.
Steve non l'ho ancora comprato. Come le mele della costa del Mar Morto, dal sapore di cenere. Che schifo. Abbiamo scoperto una meraviglia naturale che ci dovrebbe dare un bonus. Vabbè, dovrebbe avercelo già dato, l'importante è scoprirla. Allora, quale survival horror consigli di giocare? A parte Silent Hill e Resident Evil che ho già giocato e anche The Last of Us che ho giocato. Survival horror decente di quel tipo, non lo so. Dead Space. Ah, sì. Guerriero. Questi attacchi. Ah, cazzo. Che ingegna, sì, infatti sì. Tanti commenti. Lo scout lo continuiamo a mandare qua sotto, magari scopre qualche altra cosa. Possibile che era solo questo il coso dei... Mi sembra molto strano. Allora facciamo una cosa. Terrario Lambo. Ma uno è uno. Ma se ce la regalano non è che la buttiamo. Lo scout questo qua, vabbè, questo può continuare ad andare da solo. Sta facendo il suo lavoro a dovere. Hai mai giocato a Am Alive? Sì. Mi ricordo se avevo portato qualcosa sul canale. Aspetta che qua sono usciti. È uscita gente da qua, quindi noi la attacchiamo male. Devono fondare città perché non avrei schiacciato. Le altre civiltà fondano il gugù. Lo so, ma le altre civiltà vanno a bomba sin da subito. Noi al momento, se ci togliamo i barbari dai coglioni, facciamo una gran cosa in realtà, eh. Ale, c'è una campagna in questo gioco? Non lo so, devo controllare. Io adesso sono partito random, però in linea teorica negli altri c'era. Questo non lo so. Vai di colono. Turno successivo. Ah, Kinghigna, ok, ok. Emergency 2016 in live. Ma non è dubbio. Perché non ce l'ho. Vediamo se riusciamo ad attaccare. Ok. I tuoi soldati sperano che la vittoria aveva un posto barbarico sia l'inizio di una lunga serie di successi militari. Non è mia intenzione sminuire il valore della scienza militare, ma chi fa la guerra obbedendo pedissequamente alle regole è destinato a fallire. Allora, vediamo che politiche ci ha messo. Il costo del mantenimento dell'unità è ridotto a 1. Ok, questo no, fede, più 30%. Produzione e costruzione meraviglia. No, le nostre sono ancora le migliori. Cioè, le migliori, dipende, per il nostro, per la nostra tipologia. Ale, come sei messo con il nuovo PC? Sto valutando scheda madre. Processore, vabbè, l'ho scelto, lo devo solo acquistare. Solo. Cosa da niente, insomma. Sto valutando un bel po' di schede madre, in realtà. Ale, preferisci Grid o Grid 2? Grid, se proprio devo scegliere. Ma eviterei entrambi. È fattibile un motorsport manager in live? Sì, fattibile è fattibile, però per il momento lo proseguo. Pure qua, guarda qua quanto cazzo di rame. La neve? Sì, sì. Ci dobbiamo espandere in verticale, mi sa. Mo la prima città che andrò a fare la faccio qua, così ci prendiamo ferro e quant'altro. Se riusciamo a correre dietro a sti bastardi. Mi sono fregato da solo qua. Tonino, poi chi mi alza più dal tavolo a me? Io sono capace di mangiarmi tutto quello che c'è, quindi anche no. Lo scout adesso lo mandiamo da quest'altro lato. Il desk sarebbe la scrivania. Se è il 7 inteso come Resident Evil, sì, mi sembra molto ma molto faico. Lo vedremo sul canale questi. Passate qua, tagliate un po' di strada. Dobbiamo fermare sti cazzo di scout. Magari ci portano anche nell'altro coso barbaro, non lo so. Il fatto è che gli scout sono veloci, quindi stiamo a fare una casella noi e una casella lui. Questi forse però no, non riescono a fare più di un passo. Scout lo facciamo proseguire qua. Le lezioni anticipate sono un miraggio. Però è una stronzata sta cosa. Prima le mappe te le faceva vedere meglio, adesso te le fa vedere un po' così incartonato che non si vede benissimo.
prima ti lasciava la mappa in trasparenza, tra virgolette, cioè comunque con qualche appannaggio, però... Una 1050 T, lo la consigli? Dipende che ci vuoi fare, come vuoi giocare. Quello se n'è andato. Vabbè, lascio questo qua che ci riprenderà. Che ne pensi del nuovo titolo online della Ubisoft For Honor? Io ho provato la beta, non è che mi abbia convinto più di tanto, però mai direi mai. C'erano alcuni aspetti positivi e altri negativi, se vogliamo. Aspetta, qui c'è un villaggio. Vediamo un po'. Noi stiamo ancora aspettando che ci produca lo scout, eccolo qua. E allora, le zone consigliate sono queste qui. E io forse lo piazzo qua. L'autodromo di Monza, ci siamo stati a Monza? No. No, non ci siamo stati. Vai di colono, sperando che non incontri qualcuno. Possiamo anche fargli una scorta, fargli fare però. Ma siamo stati. Ah, Valle Lunga. Sì. Eppure è un'altra parte. Modena. Ah, mo. Faccio un altro colono, va. A quando una live ambulante? Spero di riuscire in settimana. L'altro scout che cazzo ha fatto? Ha visitato tutto, non è vero. Scout, esplorazione automatica. Che cazzo vuoi? Sei tornato a casa. Torna a casa scout. Eccoli qua questi maledetti. Talvolta la ruota gira lentamente, però gira. Ale, che marca di schede madri stai prendendo in considerazione? In giro si dice che le Asus siano le migliori in quanto ad affidabilità e failure rate. Failure rate. Non lo so, forse ho sbagliato a scrivere, forse non lo so leggere. Che rito. Comunque. No, vabbè, le Asus le stavo prendendo in considerazione, però... Queste cose tecnologiche, proprio... Io invece avevo letto che qualcosa di non proprio positivo, soprattutto per quelle basate su X99, visto che io prenderò il processore che mi serve, la scheda madre X99, ho visto... Quindi qualche Asus la stavo tenendo d'occhio, avevo visto qualche gigabyte o gigabit, come si vuol dire, e in realtà adesso mi sto soffermando un po' sulle MSI. Vediamo. La tua opinione un momento, veramente t'avevamo sospeso. Sì, ma adesso no, non lo so, vediamo un pochino, così tanto per no, non si scende. Aspetta, facciamo e questo è quanto. Oddio. Allora, che stavamo a dire? Comunque, MSA stavo vedendo. Questi, se riusciamo a farli arrivare. Questo cazzo di scout lo vorrei togliere dalle palle. Comunque, prossima ricerca: ingegneria, equitazione, valuta, vela, pescherecci, galea. Non è che snodo commerciale, mercato. Catapulta e acquedotto, se non scuderia e guerriero a cavallo, vabbè, andiamo di equitazione, va. Questo è qua, giustizia. Qua poi si mischiano tutte le carte. Questo lo voglio mandare qua perché ho visto quest'altro. Ti ha convinto la demo di Outlast 2, lo prenderai? Sì, sì. Megarba. Sì, sì. No, mi garbano i giochi di quel. Sì, sì, no, è figo, però genere. Non ci giocherò, io lo guarderò da te con le mani davanti agli occhi. Io lo vorrei giocare con l'HTC Vive, però non ho l'HTC Vive. Sta bene. Qua sto aspettando che arrivi il colono. E io lo piazzo da... Forse... no, è un po' una merda sto terreno. Ecco perché mi consigliava di farla tipo qua. Vabbè, poi ci compriamo un po' di terreni, va. L'unità che attende ordini è anche questa. Aspetta, possiamo fare una cosa del genere. Corri dietro. Vai. Ok. E guarda qua che ci stanno gli altri babbari. Ma ci
C'è un problema con questo scout, direi. No, mi sta producendo scout a gratis. Ah, no, forse quando scopro un villaggio mi dà uno scout in più, perché non ho capito per quale cazzo di motivo sono tutti questi scout. Vai in automatico. Ah, ok, grazie, Dark. E Cairo. Qua possiamo fare eventualmente un... Il green screen è il telo che vedete, che cioè che non vedete. Che è blu in realtà. Il nostro è blu. Per non mostrare quello che c'è dietro. Il nostro è blu. Il nostro è blu, mamma. Abbiamo anche verde, ma è meglio blu. Per non far vedere quello che c'è dietro, perché sennò prenderebbe troppo spazio poi la web al gioco. È questo. Andiamo avanti. Poi facciamo un altro colono, perché al momento non possiamo farlo. Questo ha trovato un altro... Vai da solo, perché non puoi esplorare automatico? Ah, perché è in pericolo. Spostati dal pericolo ed esplora in automatico. Mi scusi. Anche lei. Allora. Serena arriva. Allora, domani... famo... No, domani arriva la dovrebbe arrivare la recensione dell'MSI. Chi è che sta attendendo il lanciere? Che posso mandare alla conquista di sti bastardi. Dai che un po' l'abbiamo accerchiata. E dai, vai da solo. Che cazzo vuoi di tutta la manina? Anche se il colono qui è un po' solo soletto. Ma perché una certa proprio non connetto proprio più. E la certa sarebbero le 9:15. Non è vero, di sono mattina. Le 10:30. Ma vaffanculo. No, dopo vabbè, questo ci sta portando avanti. Allora, la città qua non lo so. È un mago questo green screen, è un mago. Vai, facciamo Damietta. Damietta, senta, mi faccia un... bacca troia, 22 turni. Perché il verde poi si confondono le cuffie. 22 turni, sì. Che vedete. No, faccio un'altra cosa allora. Mi faccio il... costruttore d'acqua. Ale, mettiti anche una maglietta blu, così vedremo solo la testa con le cuffie, tipo Felice Cacca. No, ci avevo pensato in realtà di mettermi la cravatta blu, così faccio una cacca, ma dietro ci monto il... Ci metti il golfo di Napoli. Che figata. Allora faccio un costruttore no, dammi quest'altro, il Cairo. Mi faccia scegliere, scusi, la produzione è qui al Cairo. Mortacci sua. Fatemi cambiare produzione al Cairo. Faccio un costruttore al Cairo e poi lo mando a Damietta, che al momento si trova in una situazione un po' così. A Damietta facciamo un granaio, perché deve aumentare la popolazione, se no ci attacca a cazzo. E tu vai qua da Damietta, ci acquistiamo la casella ferro. La casella... Ci arriviamo qua. Prenditi questa col cervo. Ci abbiamo più soldi, no? Vabbè, turno successivo. Poi pian piano dobbiamo cercare di ricollegare anche gli spazi delle nostre due cittadine. Overwatch in live? Sì, lo rifaremo. E chi è che attende ordini? Lo scout. Quale scout? Ah, perché è in pericolo. Scout, perché sei in pericolo? Attacca l'altro scout e vaffanculo. Rissa tra scout. La. Ecco. Però lui ha anche due capre qui. Un altro scout che però è tra i cavalieri che ci spaccano il culo. Date, scout, date. Final Fantasy non lo so. Ci stavo pensando, visto che adesso abbiamo finito un bel po' di cose, però non lo so. Ma serie non crede, tanto non se le vede nessuno, quindi è inutile fare mille video, perché sarebbe una serie tipo Fallout. Inutile che... Cosa ne pensi dell'uscita di Last of Us 2? Secondo te riusciranno a non rovinare la bellezza sì, del primo? Sì.
Vabbè, l'ho sempre detto. Penso siano molti pericoli. Ale, il Colin McRirelli che ti sta più a cuore? Il 2. Il 2, direi. No, Axel, ormai siamo noi Babbo Natale qua, purtroppo. Scout, come è andata solo? Ma che cazzo sti scout di merda. Vai da solo? Sei grande ormai, ci arriva dietro. Sono il coglionito. Ale, ma quanto è stato bello di giocare la rimastra di figa. Un po' bestemmiosa ma figa. Questo è quanto? Sentito. Ale, ma quanto è stato bello di giocare la remastered di Dark Crystal? Ho risposto. Quello che ho detto era la risposta. Ah, pensavo del gioco. Dai, meno male che so io che non sento. E questo è quanto. Allora. Che assistente d'oro che c'hai. Mamma mia, quasi di platino direi. Questi li mandiamo in giro. E turno successivo. Mo mi banna pure me, mo mi sospende. Si scattano rotti i coglioni però, dai cazzo. Guarda che testa di cazzo, mo lo uccido. Possiamo ucciderli per toglierci di là, dalle palle. Non possiamo farli evolvere perché al momento non abbiamo ferro. Infatti sto cercando di preservare questa zona. Prima, quando ci arriva il costruttore da quella città, lo mando qui e gli faccio fare la miniera di ferro. L'ho fatto lì il costruttore perché qui ci volevano 22 turni, qui 5, quindi. Questo lo facciamo fortificare, almeno ci tiene ferma sta zona. Questo invece lo mando a difendere direttamente la città. E fammi il turno successivo. Ci serve il ferro, altrimenti così non possiamo fare molto. Guarda, scout, attacca. Se muori, muori. Se non muori, no. Due scout che si scannano. Va bene. Questi dovete fortificare. Fortificate. Questo l'ha tolto dalle palle, non lo so, quindi può riandare. Che è uscito Planet Coaster. Sì, ma non mi convince tantissimo in realtà. Ho visto qualcosina, non lo so, non mi ha convinto un granché. Aie, ma è uno scout però. Se è uno scout possiamo ammazzarlo male. Che sì, poi ma dico. Mangia come un maialino. Non è assolutamente vero. Sì. Qua faccio un altro costruttore che lo devo mandare giù. Guarda qua quante cazzo di risorse che c'hanno sti bastardi qua sopra. Uruk 37,6. Ogni nazione vive di scambi. Vediamo, cambia le politiche. Ah no, in realtà quello potevamo sviluppare un altro governo. No, ancora no. Cambia politiche, abbiamo qualcosa. Due punti grande generazione per... No. Al momento non ci sono molto utili. Il pullover natalizio la Fallout di Fallout alla GameStop. Progresso civico, misticismo, primo impero. Svaghi e passatempi. No, facciamo primo impero, anche perché è quello che richiede meno turni, così pian piano li facciamo un po' anche tutti. Allora, vediamo un po'. Vabbè, questi alla fine se mi ammazzano lo scout. Siete stati sospesi, non bannati. Bene. Se continuate a fare vabbè, i coglioni, allora venite bannati. Ma tu perdi pure tempo. Semplice, sei stata a scrivere. Cazzo di testa. Vai scout, suicidati. E lo scout, attenzione, ce la sta quasi facendo contro i frombolieri. Ok,
adesso arrivano gli altri barbari. Che poi questi barbari magari potrebbero anche attaccare Seul. Forse per questo non si è espanso così tanto Seul. Potrebbe essere. Comunque, i costruttori sono arrivati. Andate qua, fate miniere che ci serve il ferro per migliorare i nostri. Vabbè, questi se ne sono andati. Va. Ritorna. Andate a fortificare la zona. Comunque, turno successivo. Vediamo un po'. Un libro da leggere nelle feste. Altro turno, ma non abbiamo niente di utile da fare al momento. Stiamo aspettando l'altro costruttore che ci arriva dal Cairo. Nessuna ora passata in sella potrà mai essere sprecata. Altra ricerca, costruzione, però ci vuole un po' troppa roba. Forse la valuta, edificio, esercito di terracotta, torre d'assedio. Andiamo con la valuta, almeno facciamo anche il commerciante. Lavoratore può fare, costruisci miglioramento la miniera, perfetto, così ci raccattiamo anche un po' di ferro. Questi li mettiamo qua a fortificare e andiamo di turno successivo. Ecco l'altro costruttore, perché qui comunque ci sono diverse caselline che ci sono utili. Quindi costruttore lo mandiamo sempre. Non tu costruttore. Oddio, va bene pure questi costruttori, però ci andiamo a prendere i cervi. Al Cairo possiamo produrre adesso eventualmente un altro colono. Famo un altro colono, sì, dai. Notte a chi va. Saluto, un saluto. Vedi, hanno cancellato la serie Marco Polo. Io prevedo tutto. Perciò non l'abbiamo vista. Lo sapevo. Forse non ero l'unica ad addormentarmi. Questi li facciamo fortificare la città, che è importante. E vediamo il prossimo turno. Ora ci servono questi costruttori che spaccano un po' di pietra qua. Notte a chi va. Saluto. E costruttore, la miniera. Perché queste sono tutte. È un po' particolare questa zona. Dovremmo in realtà fare un'altra cosa. Acquistare questa qui e fare l'unità che prende ordine e fare la fattoria qua, che ci dà cibo, altrimenti rimaniamo un po' impugnati con sta città. Ma salve chi arriva, chi perché arriva? Tra le domande vediamo quando c'è. Basta sti cazzi barbari, però, che rompicazzo. Allora, aspetta, famo che. No, quella non ce la fa comprare, ci serve 125. Quindi questo che attende lo mandiamo qua. No, Sally non l'abbiamo visto. Lui lo voleva vedere, Sally. Ma secondo me. Vabbè, se capita, non è che. Aspettiamo. E poi dobbiamo fare. Hai visto i film di Evil Dead? No. Che livello sei? Guarda, basta. E in che senso livello? Ci sono i livelli. Il colono mi sa che è meglio che lo lasciamo là. Iniziamo a fare. Il commerciante sarebbe utile, ma ancora meglio forse il lanciere. Che lo dobbiamo mandare giù a darci una mano. Questo qua gli facciamo fare una miniera. Quest'altro gli facciamo fare. Costruisci miglioramento campo. Ce lo sta. Ma non ti sembra che in un'ora e mezza non hai fatto niente nulla in questo gioco? Sì. Sembra, perché. Sì. Per questo è figo il gioco. Pensa che siamo in che anno ancora? 420? No, 420 che abbiamo fatto 3000 anni. Già. Anzi, siamo andati anche molto avanti. Ma perché quando ci hanno attaccato quelli abbiamo perso mille anni per difenderci dai. Dai barbari. Dai maledetti barbari. Perché sennò avremmo fatto molto di più. Sì, South Park ogni tanto sì. Ora dobbiamo cercare di stare attenti, perché non sto capendo se qui c'è un altro quantitativo di barbari in mano o sono quattro salami. Però mai dire mai, quindi dobbiamo stare un po' attenti.
Scegliamo la produzione di Damietta, che possiamo fare mura antiche o campus. Mulino ad acqua. Molto interessanti strategici. Vabbè, ho capito. Ma qualcosa alla Command and Conquer o Red Alert. E comunque buonasera da Martino. Ma sì, anche quelli sono fighi. Sì, sono rimasta indietro. Il commerciante. Anch'io uso Diva. No, faccio il mulino ad acqua. Andiamo avanti. Dobbiamo vedere se che intenzioni ci hanno sti barbari qua. Ecco, mi sa di attaccarci. Guarda indietro al passato, con l'ascesa e la caduta dei suoi mutevoli imperi. Qualcosa di interessante? No. Allora, aspettate, mobilitiamo i nostri soggettoni qua. Filosofia politica, drammaturgia e poesia, distretto piazzetteato, anfiteatro, emissario inviato da due emissari, misticismo, svaghe passate, facciamo drammaturgia. Questo è quanto. Questo li facciamo fare in nostra miniera, vai così, di prepotenza. Vediamo un po' se... Allora, beh, vediamo. Diritto di passaggio. Oro per turno. Lui ce ne dà 50. No, in che senso? Scusa, aspetta. La mia offerta, la loro offerta. Cioè io gli devo dare oro per turno 55, loro ce ne danno 95. Potevamo fare la differenza. E vuole il ferro. E la... no. Scusa, proseguire la rubrica Android sul secondo canale. Se sì, hai già dei giochi in mente? No, ancora non ho dei giochi in mente. So, ho intenzione di riportarla, però ancora non ho. Dove cazzo sono usciti questi? A parte, ah no, perché mi hanno guarda sti bastardi. Allora vediamo un po' se possiamo mandarli qua eventualmente, se ya fa. Questo lo andiamo ad attaccare qui. Prendiamo ammazzate pian piano. Dopodiché gli diamo un'altra martellata. Si può? Che cazzo? Vabbè, lo scout non ce ne frega. Falla attaccare lo scout. Se ce la fai bene, se non ce la fa, pazienza. E turno successivo, occhio, rimaniamo concentrati in questa zona, perché è qua che si sta svolgendo la battaglia tra sti fottuti barbari che ci stanno a far perdere mille anni per fare ste cose. Maestà, abbiamo a disposizione un emissario che possiamo utilizzare per guadagnare favore presso una città-stato. Fare amicizia con una città-stato vicina potrebbe darci grandi benefici. Ok. Prima di Natale di fare una live con Aldo dove giocate a Monopoli in preparazione alle perdite di soldi dei giorni successivi. Il giorno prima di Natale è la vigilia, no? La vigilia no. La vigilia se magna, raga, non per sfiducia, però la vigilia se magna. Magari vediamo qualche altro giorno, si può fare, però giorni della vigilia e Natale niente live. Invia emissario. Allora, l'emissario possiamo inviarlo o a Seul, che comunque è molto vicino, quindi ci potrebbe dare una mano. L'emissario sì, lo inviamo a Seul. Risico, io ho giocato, bellissimo, ci ho perso le ore. Ok, emissario. Questo non l'ho capito. Dichiara guerra, leva militare. Conferma posizionamento. Abbassare il volume di gioco, è troppo alto. Ne dubito. Notte. Saluto a chi va. E non lo so in realtà sto cazzo emissario come funziona. Argo l'abbiamo visto, sì, è figo. Bonus guadagnati Seul. Ah no, già sta a Seul, penso. Che cazzo ne so. Promozione disponibile. Ranger, movimento più rapido nei boschi e nella foresta, movimento più veloce in collina. Bosco e foresta va bene. Vediamo un po'. Eccoli qua la ribalta. I barbari maledetti. Poi sono anche tre.
fuori. Lo scout può andare. Una città-stato vicina ci ha fatto una richiesta. Se riusciremo a soddisfarla, ci daranno una bella ricompensa. Ok, e sarebbe la richiesta? Vabbè, poi vediamo. Intanto al Cairo ci ha fatto i lancieri che noi mandiamo in aiuto nella città vicina. E produciamo lo spadaccino, ancora no, perché richiede due risorse di ferro o una risorsa di ferro con un accampamento. Ale, mi consigli di prendere la GTX 1080 base a 500 euro? Direi di sì. Ferro, risorsa strategica, ma non ci sta l'accampamento qua, non ho capito. Non so se si può migliorare. Noi gli altri sono andati alla cieca. Non qua l'hai assegnato, c'è una freccia alla destra del numero. Aspetta. Una missione per le città stato. Incontrano una città stato. Meraviglia completata. Allora, hanno completato due meraviglie. Che spero cosa. Abbiamo incontrato. Va bene. Eccola qui. Vabbè, aspetta, scendiamo un attimo la produzione del Cairo. Farei quasi un altro lanciere o arciere. Arciere. Ci serve aiuto qui, invia emissario. Ale, ci porterai un video mentre monterai il nuovo PC? Sì, più di uno. Visualizza la città sulla mappa. Ma in realtà, ok, aggiungi emissario fra le due civiltà di questa città-stato. Oppure aggiungi un emissario qua. Vai. Ok, adesso sì. Sì, perché a quella parte del tutorial non ci ero arrivato, quindi non avevo visto che c'era anche... Sto guerriero lo vorrei utilizzare per attaccare. Il problema è che ce ne sono anche altri, quindi non so se... Notte a chi va? Proviamo, tanto qualcuno, se ce lo riusciamo a togliere un po' dalle palle, sarebbe già qualcosa. Solo che veramente i barbari certe volte ti attaccano a ondate che non finiscono mai. Eccoli qua. Dai, dai, all'attacco. Sera, sera, salve, salve. Ci riusciamo a difendere bene. Da quando la live su Motorsport Manager? Ah, non lo so. Ancora non lo so. Cosa preferisci tra Doom e Quake? Non lo so. In realtà ho giocato entrambi, ma sono entrambi ottimi titoli. Vabbè, Quake alla fine era solo multiplayer. Doom c'è un po' di campagna, quindi volendo. Vai di turno successivo. Questi stanno arrivando pian piano, i nostri lancieri, sa, sorpresa comoda. Carlos Ruiz Afon, aspetta, che ha scritto? Perché non l'ho sentito. I soldi non daranno la felicità, ma quantomeno ti permettono di vivere tristemente con tutti i comfort. Allora, apprendistato, costruzione, ingegneria, matematica, staffe, vela, zona industriale, bottega, apprendistato. Buona, è l'attacco dei giganti, consiglio, fighissimo. Adesso ci sono più mosse a schermo, quindi i turni sono un po' più pesanti da... da macinare. Notte. Vediamo. Salve. Ok, l'arciere è fatto e anche questo lo mando qua perché ci deve essere qualche cosa qui vicino di nemici, questi maledetti. Anche a te è deluso Ritorno al Futuro 3? Non è bello come gli altri, però ci sta. Che in realtà Ritorno al Futuro 2 e Ritorno al Futuro 3 erano un film solo, poi li hanno divisi. E allora, vabbè, questi mo si sono allontanati, quindi
li metto a fortificare qua. Qui abbiamo... un grande profeta. Ma Oblivioner, non lo so perché noi ultimamente ci stiamo infognando con Gotham, quindi riusciamo a vedere solo quello quando la sera. Prima fondare un panzer. Siamo liberi. Vale, quali sono le caratteristiche hardware del tuo attuale PC? Un i7 4770, 16 giga di RAM, e al momento vabbè già ho messo la scheda video nuova, al momento la utilizzo su questo che è una 1080, poi la passo al nuovo. Quali sono i giochi che ti hanno più deluso nel 2016 rispetto alle tue aspettative? Forse un po' di Dishonored 2, The Last Guardian e poi non mi ricordo che altro è uscito, quindi... no, che altro è uscito e che non mi è piaciuto. Questi non c'è abbastanza oro, cazzo, spendiamo un fottio di oro adesso. I Soprano ti piacciono? Non li ho mai visti, li avevo iniziati a vedere un pochino, poi non ho rimandato. Allora, quest'altra unità che attende ordini la portiamo qua. Ti piacerebbe fare una serie su un gioco come WWW se verrà riproposto un gioco di questo stile? Ma serie no, anche WWW l'ho fatta, ho fatto un video solo. Sì, Westworld già in lista. No vabbè, li facciamo dopo i distretti. I distretti ne parliamo dopo, perché adesso dobbiamo fare troppe robe. Commercianti, ci serve il commerciante, perché almeno famo un po' dei soldi, che stiamo un po' in difficoltà, e facciamo solo una moneta per turno e così non ne usciamo più. Quindi Ale, hanno appena finito la presentazione della nuova CPU AMD e ai livelli degli i7 2009. Vabbè, bisogna vedere. Io non ho seguito tanto, però bisogna vedere quando uscirà, quanto costerà. Però ormai io il PC lo penso che lo farò a breve, quindi non posso aspettare. Ormai è già preso quasi tutto. Quindi. E Farming Simulator non ritornerà? Ah, può darsi, sì, perché no? Sto a 60 con 60 di produzione. Riandiamo un po' con i costruttori che ci servono. Mi consigli di prendere Watch Dogs a 40 euro? Ma a me è piaciuto, sì. Consigli Mad Men come serie? Era sì. Sfiziosa. Mi faceva sempre venire la voglia di bere super alcolici. No, è figa, è figa. Di serie. Mi hai visto Transformers? Che ne pensi? Transformers preferito? Ho visto forse solo il primo, mi sembra. Non è proprio il mio genere, direi. Hannibal non l'abbiamo visto, ma vogliamo vederlo. Piano piano ci stiamo un po' sistemando. I barbari, quando vedono che c'è un sacco di esercito, si allontanano, quindi vediamo quanto dura sta storia. Basta che poi non tornano in forza. Mi devo fare un po' di costruttori per fare un po' di robe qua. E poi vi faccio vedere se riusciamo. Vediamo anche la cosa dei distretti. Se riusciamo, non lo so. Sì, esatto, e le noir, i personaggi sono quelli di Mad Men. Alcuni, sì. Sì. Quelli che hanno interpretato i personaggi di Eleanor, yes. E il costruttore lo fa manna qua. Va bene. E seleziona la destinazione della rotta. Il Cairo produce più 1 di cibo e più 1 di produzione, oppure verso Seul ci dà più 6 oro. Una di scienza, uno forse a Seul. La campagna di Battlefield 1? Forse in settimana la iniziamo. È una live switch. Oltre a portare ricchezze alla nostra civiltà, questa rotta commerciale porterà lentamente allo sviluppo di strade fra le nostre città.
Le strade permettono alle unità di non essere più intralciate dal terreno accidentato. Ok. Sì, siamo al 50 dopo Cristo. È bello il Renoir. Vabbè, la RAM di solito più megahertz ha e più è veloce. Poi dipende anche dal tipo di RAM. Sì, la remastered di Crash penso la faremo. Fino a che ora la live? Ma non lo so, vediamo. È molto infognante. Qua possiamo fare. E venerdì che vedranno su Nvidia? Non lo so, ancora non decido. Vedete, pian piano è cresciuto anche questa, mettendo tutte ste... Sei scazzato? No, sto concentrato per tu l'hai scazzato? No, è un gioco che ti devi concentrare perché devi decidere un sacco di cose. A me piacciono troppo sti giochi, quindi mi ci infogno malamente. Ma questo è un tipo di gioco in cui devi stare solo tu, ragionare sui... Vabbè, ma infatti stiamo a fare una chiacchierata così in scioltezza, non è che... non è uno di quei commentari che stai a chiacchierare sempre, perché comunque c'è da vedere un po' come va. Noi adesso, te l'ho detto, sto facendo un po' di Scegli il Pantheon. Ok, qui possiamo fondare, tra virgolette, una nostra religione. Il Pantheon, dobbiamo scegliere uno di questi. Allora, quello che avevo scelto l'altra volta era, nel tutorial, che però mi sembrava molto faigo, era... no, in realtà non... Nature Mai. Dio Fabio del mare, Sabato. Signora delle canne e delle paludi, monumenti agli dei. Scintilla divina, dio del mare, dio del cielo, dio degli artigiani, con produzione dalle miniere, costruite su risorse strategiche. Dea delle feste, più uno cibo da ogni piantagione di vino, incenso, cacao, tabacco, questo non ce l'abbiamo, quindi... Riti di fare la crescita della città è il 10% più veloce. Sì. Questo. Fonda questo panno. Porterai la rimastered di Crash sul canale? L'ho già detto. No, perché mi sa che non aveva sentito un altro. No, vabbè, la risposta è la stessa. Non forse non l'aveva sentito se l'ho detto adesso. Un minuto fa, quindi. Gianni. Gianni. Questo è quanto. Appunto. E turno successivo. Un giorno farai una maratona di live tipo 12 ore consecutive. Sì, ma io non ci sarò. Non lo so, vedremo. Ci potrebbe stare un'idea del genere, però bisogna organizzarsi e decidere per bene come farla, come strutturarla. Epoca medievale. Siamo tutti apprendisti di un mestiere del quale nessuno diventa mai maestro. Ci fa piacere, Tonino. Le giochi a scacchi? No. Sto vedendo perché... Vabbè, lo scout, quindi non... questi stanno ancora... Si ripropongono all'attacco, i maledetti, ma noi li attacchiamo malamente. Perché noi abbiamo le spade, loro no. Olè. No, please, né farming né civilization quando faremo le 12 ore, per favore. No, vabbè, no, 12 ore no, cioè, sarà... No, perché io muoio sulla scheda. Un'altra tipologia, ma ci ragioneremo pian piano. Vedrò se farle e come farle. Come giochi di carte, come siete messi, Alessi? Preferiti poker, blackjack o giochi popolari tipo scopo e briscola? Uno. No. Costruzione. No, il poker è figo. Però non il Texas Hold'em. Mi piace più quello italiano o francese. Spam. Allora, aspetta, perché questo qua adesso lo possiamo migliorare. Non c'è abbastanza oro. Cazzo, siamo sempre peggio con l'oro. Ma sti cazzo di cose che fanno sopra e sotto, non possiamo... Notte, api. Saluto a chi va via. Sì, siamo un po' in difficoltà con loro, ma poi ci organizziamo. Quali giochi ti sei più infognato, Alex? Tanti. Mi ricordo uno strategico, vabbè, gli strategici mi ci infoglio tantissimo.
Uno con cui mi infognai tantissimo fu Con Calma, se no si ristacca tutto. Warcraft 2, bellissimo, che non era quello online che c'è adesso, ma era proprio Warcraft 2, bellissimo. Allora, qua già che abbiamo un costruttore, magari mi compro una... No, che cazzo mi compro la casella, non abbiamo soldi. È vero, è vero. Quindi, il costruttore famo che... Aspetta. Il profeta... Devi trovarti nel tuo distretto luogo santo nella meraviglia Stonehenge. Vabbè, salta il turno, al momento non ci servi. Anche tu salta il turno. E siamo... Guarda questi che addirittura stanno... No, però non ci vado, sennò rischiamo di trovarci fuori dai nostri confini. Famoci i cazzi nostri, rimaniamo nei nostri territori. Domani live? Forse sì, vi faccio sapere. Contadino. Aspetta un pochettino. Anzi, vieni qua, va all'altra città che magari ci dai una mano pure. Tu addormentati, per favore, non ci servi. Questi li mettiamo a fortificare. Questi a fortificare. E saltiamo il turno. No, perché Texas Hold'em secondo me si basa molto sulla fortuna che hai. Non è come la telesina o la italiana. Tifica e salta tu. Secondo me. Voglio vedere qui se riusciamo a sfruttare questa qua, perché aveva detto se ci stava pure un accampamento sopra era meglio. Poi ci facciamo anche un'altra città. Il tuo genere di gioco preferito? Strategici gestionali. Abbiamo fatto un altro costruttore. Yes. Possiamo adesso fare. Conosci Secret? No. Lo speciale 200.000. Tra poco sei 250.000. Luogo santo, campus, accampamento, snodo commerciale. Zona industriale. Questi sono i distretti. Vabbè, mi sa che è arrivato il momento di fare i distretti, anche se forse non li ha famo. Quindi produzione, acquista. Una volta si poteva fare anche che non producevi niente ma ti dava oro. Non si può fare. Commerciante qui se lo fa. Comunque non so se l'avevate letto, ma magari forse sarebbe meglio fare la live un giorno sì e uno no, per dare più tempo sia ad Ale e per organizzarsi, ma anche per noi della serie con i Giron. Dobbiamo lavorare sull'oro qua. Lo riporterai in live a Assetto Corsa? Sì. Sto pensando perché non è facile qua la scelta. Il costruttore lo mando qua, che effettivamente questa è zona nostra. La produzione di quest'altra città, ci ha fatto un costruttore, ok, che mandiamo qua e produciamo. Infatti Kinghia, io non avevo capito la cosa dei conigli random. Sono i campus, zona industriale, Amazon industriale. Il fatto è che non abbiamo molto spazio. Salve. Qua c'è il sale. Dove cazzo la famo sta zona industriale? Cioè, tocca farla qua, eh? Ok, i distretti, ragazzi, come avete visto, sono zone particolari. In questo caso abbiamo appunto la zona industriale. Ce ne sono diversi, poi vi faccio vedere direttamente qui, che è la differenza maggiore con gli altri civilization. Sono questi qui. Uno l'abbiamo costruito, cioè lo snodo commerciale, accampamento, campus e luogo santo. Sono delle zone particolari dove si possono costruire determinate cose. Prima, ad esempio, se volevi costruire, non lo so, una chiesa o se volevi costruire qualcosa militare, te lo faceva comunque all'interno della città. Qui invece devi fare una zona a parte, una casella a parte e poi costruirci all'interno.
altre cose, ad esempio l'accampamento, poi lì all'interno ci si potranno costruire zone per addestrare i militari, stessa cosa per il campus, che se non sbaglio è per gli studi, il luogo santo per le chiese, quindi sono distretti a parte. Adesso qui ne abbiamo costruito uno, vediamo come si svilupperà, poi lo vediamo Salve pian Arthur. piano. Ale, in questo Civilization c'è la possibilità di cambiare la produzione di una città in modo da produrre, per esempio, più ricchezza o più cibo? Mi Se sì. sembra di no, perché è quello che stavo provando a fare, ma sembra di no, perché mi ricordo che negli altri Civilization c'era la possibilità, magari quando avevi prodotto tutto, di andare. Aspetta, a questi oggetti, gestione cittadini, a questa casella, dettagli città. Credo di no, perché una volta era qui in fondo. Che Notte, notte. poi o non lo possiamo ancora fare o non si può fare. L'unità che attende ordini è questa, ma non possiamo migliorare la zona, quindi la mandiamo qua. Ah, gli arcieri arabi ci stanno. Aspetta. Ah, però qui abbiamo scoperto un'altra zona, cioè si è ricollegata quando si espandono i territori. Alex, gioco del 2017 che aspetti di più. Ce ne sono diversi, Mass Effect, God of War, Prey. Sono diversi. Risorsa. Una miniera di sale stiamo facendo. Preferito dell'infanzia. Infatti non lo so, ci sono mille mila. Io do son squeak. Lo so, è abbastanza una ragazzina. Allora, ma scusate, questi arcieri li metto un attimo qua. Non si è capito che difficoltà sta giocando in realtà. Non lo so se si può vedere. Aspetta, questi tornate indietro. Stiamo un attimo attenti. Qua mi potete fare una miniera. Aspetta, vabbè, intanto salviamo la partita, tanto per Arabia, Saladino, difficoltà principe, difficoltà 4 principe. Possibile che è una difficoltà abbastanza alta? Non lo so, però siamo alla difficoltà, vabbè, ci indica 4 principe, non lo so. Hai fatto le sopracciglia strane quando io ho detto due sono screak. Ero Guarda che riguardo d'accordissimo. la live, Guarda, stai sorridendo, quindi hai fatto la faccia ma strana. non Ma particolarmente, perché ci stanno i ragazzi della chat che ti hanno visto e io non ti guardo in potevo fare faccia. di Voi peggio. fate la spia, mi raccomando, io poi me la vedo io qua. Attenzione, ci attaccano con la mortacci loro. Aspetta, la clava. fermi tutti. Guarda sti figli di una troia maiala. Aspetta, vieni qua. E questo è il karma, vedi? Questo è quanto. Questo è quanto. E festa, cazzi, visuali di merda. Fermi un po', fatemi fa. Allora, questi che hanno fatto qua? Aspettate un turno, siamo in una fase critica qui. Aspetti anche lei un turno, che noi qui dobbiamo difenderci barra attaccare. E turno successivo, vediamo come si comportano questi, va. Tra poco ci salutiamo, ma facciamo lunghissima questa live. Oddio, vabbè, sono già 2 ore, abbiamo fatto poco, però la poi proseguiremo. La stessa Eh sì, partita. Va. Fabio, te lo dico io perché me l'ha detto spesso che Tricoli ricorda la retta. Aspetta, ti leggo un attimo sta cosa, posso? Te lo volevo dire di persona. The Last Guardian è stato un gioco incredibile perché sottolinea il rapporto persona-animale domestico. Chi ha un cane o un gatto lo sa, i nostri animali darebbero la vita per salvare la nostra e viceversa. Io ho avuto un gatto per 15 anni che se n'è andato a ottobre. Sto gioco mi ha portato un mix di lacrime e sorrisi dovuti anche ai tuoi commentari, sempre grandiosi. Anche tu quando hai giocato hai pensato al tuo rapporto con la retta, vero? Sì, vabbè, è fatto apposta il gioco su cui, infatti nell'ultimo video l'ho detto, non è come ti piace vincere facile, però sì, perché come nei film, quando c'è un animale che magari fa una brutta fine, un animale fa qualcosa, è facile che dice, oddio che bel film, oddio mi sono commosso,
è facile, perché giochi sulle emozioni di queste creature innocenti, che quindi ti portano ad affezionarti di più che a una persona alla fine. Ma assolutamente sì. Mamma mia, va. Ok, questi la miniera l'hanno fatta. L'unità che attende ordini è questa, che la facciamo attaccare. Perché stallo? Scusate, noi abbiamo l'arciere cazzuto stallo contro questi con la clava. Che cazzo è? Allora fortifica, che cazzo devo fare? L'unico modo per avere un po' di vantaggio. Come quando morirà Emilio Fede, che è il cane di Berlusconi. Vabbè, là appunto il cane è il suo, non è che... Io non mi ci sono affezionato. Ma lo penso nessuno. Attenzione, questi stanno andando dietro le linee nemiche, quindi qua dobbiamo aspettare. I quattro elementi che costituiscono il mondo sono fuoco, acqua, ghiaia e vinile. È vero, Nature, è vero. Allora, questi stanno riattaccando in forza sti figli di puttana, quindi ci dobbiamo attrezzare benino, benino. Vale, perché non riporti una serie su City Skyline? Era epica con i rotondoli da palco. No, vabbè, in realtà ci stavo pensando. Oggi ho provato. Sto provando un po' SimCity per vedere a che punto erano, però. Cioè, a che punto erano, è sempre quello il punto, però. Perché ero indeciso cosa portare questa sera, però effettivamente Civilization dovevamo portarlo. È da portare, perché Civilization è uno spettacolo. Quindi, ingegneria, acquedotto e catapulta. L'acquedotto ci serve per migliorare le cittadine, almeno arriva acqua pulita e crescono. Anche gli oggetti muoiono quando muoiono i cani. Quando muoiono le persone non importa proprio, ma quando muoiono gli animali è la tragedia. Arciere, arciere, arciere. Qua ci dobbiamo mettere. Possiamo fare una cosa del genere, eh? Perché noi non possiamo avere nella stessa zona più unità. Questa è un po' inculata. Vabbè, facciamoli fortificare. Vediamo nel prossimo turno. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne semplici attori. Cambia politiche. In realtà dovremmo visualizzare un altro governo che non possiamo ancora sviluppare, quindi non mi sembra il caso. Sì, Edo, sono di Napoli. Forse si era sentito dal nome, ne importa proprio. Detto un po' così. Comunque, sta di fatto che noi attacchiamo qua. Perché, come l'ho detto anche di napoletano. Dillo, dillo. Non lo so. Dai. Non lo conosco. Ma come? E questa qua. Non lo conosco. Stiamo lavorando per voi. Filosofia politica. Bam. Questi attendono un altro turno, questi costruttori. E turno successivo. Dopodiché abbiamo conquistato quest'altra zona qua. Vai di miniera come se non ci fossero domani. Cioè, conquistato, abbiamo aperto un barco. Tra l'altro, come vedete, il nostro commerciante ha fatto una stradina qua, eh. Queste sono chicche che ci ha detto che. Ritaglia da sti bastardi. Che è successo al Cairo? Il colono. È vero, qua stavamo a fare il colono. Colono, mi sa che devi aspettare un botto di tempo, perché al momento proprio non possiamo fare un cazzo. Al massimo possiamo fare uno spadaccino, no? Napoli, Enzo. Vomero. Che cazzo facciamo? Le mura? Ma le mura non lo so, non mi sembra il caso le mura. Dobbiamo fare più gente che attacca. Facciamo 15-25 l'arciere ci garba. Fa marciere. Grazie Ergut. Mille a Ergut per la donazione, grazie. E per Civilization, Ergut. E gli spadaccini. Spadaccini qua. E lascia sta sto cazzo di colono, che al momento non ci interessa. Non possiamo fondare città al momento. Colono, mettimi gli arcieri qua. E colono, tu devi aspettare. Esatto. Costruttore, costruttore, cazzo, costruttore. Aspetta un altro turno, va.
Costruttore ormai disoccupato. Perché non mi fai aspettare il turno con sto cazzo di colono? Allora, vai, attaccate e sbattete indietro sti bastardi di... maledetti. Ah, colò, e vaffanculo, va. Mi dia lo spadaccino, spaccategli il culo. In realtà van vitelli, piazza van vitelli. È troppo vicino alla città, ma io non voglio metterlo qui. Questo, cioè, questo deve aspettare, però non deve rompere i coglioni. Vabbè, rifacciamo fasole giù. Almeno ce lo toglie dai coglioni. Turno successivo. E... vediamo un po'. Il mio lo rimandiamo qua. Il mio cibo preferito estero. Allora, questi facciamo attendere. Questi li facciamo attaccare male. Questo. Attaccate malamente, vai così, ammazzateli male. Questi mi attaccate i frombolieri a spadate sui denti. Dai che stanno sulla fionda, che cazzo. E questi eventualmente si possono andare anche qua. Ok. Così. Se non lo fermo magari continua anche fino a luna. Ma infatti qualche volta ci facciamo qualche maratona di qualche gioco. Poi dipende, scegliamo qualche gioco particolare, qualche... No, Civilization ci sta, perché comunque essendo molto leggero, nel senso magari... Cioè io devo usare solo il mouse, quindi volendo potrei anche cibarmi davanti al computer, volendo. Ma sì, al massimo vado in bagno una volta ogni tot ore. Però è così, è molto lento, rilassato, non c'è neanche da spippolare sulla tastiera, tasti, come altri giochi di strategia. Questo è molto più rilassato, l'arciere lo mando un po' qua. Ce ne sono altri, quindi io qua devo fortificare. C'è la produzione di Damietta, cosa gli possiamo fare? La bottega. Ecco, vedete, adesso che abbiamo finito il quartiere... No, anche no. Il quartiere della zona industriale, che è questo qui, possiamo fare la bottega, che mantenimento 1 di oro, più 2 produzione, più un cittadino, punto grandi ingegneri per turno. No, grazie. Allora, arciere o lanciere, facciamo prima uno e poi l'altro. Ci dobbiamo difendere malamente qua, quindi dobbiamo fare un muro di militari. Guarda qua come spiccionano questi da tutti i lati. Allora, questo era un colono, il colono me lo rimandi in città per favore, questi qua me li svegli magari. E arrabbia colono, ma quanti cazzo di coloni ci abbiamo lì, mortacci vostra. Giardini pensili, deve essere adiacente a un fiume, aumenta quindi la crescita in tutte le città. Possiamo fare i giardini pensili noi? Qua 90 d'oro, ma non ci abbiamo l'oro per comprare sta zona. Possiamo farli, ma non abbiamo soldi. Quindi. Campus, però il mantenimento che ci frega. Il mantenimento noi ci andiamo a perdere con sti cazzo di cose qua. La produzione, ma non posso non produrre niente. Una volta potevo farlo e prendere dei soldi. Adesso no. Non lo so, ci pensiamo. Ci possiamo pensare, questo mi continua a fare i coloni, secondo me è pressione. Mai giocato alla Rome Total War? No. Vabbè, facciamo... lo so. Abbiamo fattorie e metti i giardini, mi pensi. Arciere, da qua ce lo becchi lo scout, no? E allora niente.
Conosci Faraon? Costruttore salta il turno. E arciere da qua. Ci arriva? No, mortale. Forse sì. Olè. Ecco, è fatto. Salta turno. Siamo un po' in situazione precaria con le entrate. Totale spese 8. Più spese che entrate, quindi. Sì, no, sì. Maestà, stiamo cominciando a suscitare l'interesse dei grandi personaggi del mondo. Anche degli altri. Momento. Grandi personaggi del mondo, ci dica. Ok. Più distretti specializzati costruiamo, più attireremo i grandi personaggi che vorranno condividere i loro... Lo so, qualcosa l'abbiamo costruito, ma non è che possiamo costruire tutto, questa... E sti cazzo di cose qua... Guarda, facciamo una cosa, uno lo mandiamo qua, da solo, se lo ammazzano, pazienza. Si insinuano malamente sti coloni. Che cazzo vuoi? No. No, perché fa tutto. Vabbè, così è per forza. Vabbè, qua non so se con costruire qualcosa. Vabbè, mandiamo questo qua, dai. Tanto sono wafer, sono wafer. Tonnellate di wafer, tra l'altro. Questi non so se mandarli là, perché poi proviamo a fare una cosa. Andate a caccia. Quanti cazzo sono? Vabbè che stanno messi tutti un po' maluccio, però. No, non l'abbiamo vista la serie di Gomorra. Chi mi ha fatto la colonna, la bottega. Mantenimento, sti cazzi mantenimenti però rompono i coglioni, quindi famo un lanciere? Fammi il lanciere, va. Cioccolato. Dov'è il colono? Allora, questo lo mandiamo. Li mandiamo un po' all'attacco, dai, tanto tra poco ci salutiamo. L'avevo detto forse anche una mezz'oretta fa, ma va bene. Che ne pensi di questo gioco? Megarba. Cazzo, neanche lo scout è riuscito ad ammazzare, siete dei barboni. Quest'altro colono lo mandiamo. Dov'è? Dove ci consiglia qui? Nessuno ci consiglia niente, allora lo mandiamo qua. Ormai ci abbiamo questi due coloni, che cazzo ci dobbiamo fare? Cosa mi sta facendo? I giardini pensili, ok. 500 dopo Cristo. Questi ammazzatemeli male. Sì, ma scorre. Spadaccini. Puoi fare un po' lo zoom sulle meraviglie? Voglio vedere. No, ancora non l'ho costruita. Stanno lavorando sui giardini pensili. Ah. Ma sono ancora. Solo quella c'è delle meraviglie? Sì, perché non, per costruirle ci vuole un sacco di roba e spazio. Io non ho nessuna delle due perché mi stanno tampinando sti cazzo di bastardi. E quella lì al centro, Damietta? No, è una città, Damietta. Non si può fare lo zoom per vederla? Sì, ma non c'è niente. Ok. Poi aumenta questo il distretto. Allora, qua è un po' più complicata la situazione. Ciao, perché buonanotte. Dobbiamo fare un po' di danni. Cioè, non sono molto cazzuti. Ergut, ma così te lo compri, ho capito. No, ma no, dai, resta. Se resti ti faccio la donazione delle mezzanotte e mezza. No, tra un po' stacchiamo, ragazzi. Sti arcieri li vorrei mandare in esplorazione, però non mi fido, quindi li lascio qua e mando magari quegli altri in esplorazione, non lo so, perché vorrei andare a togliere un po' di mezzo sti fottuti bastardi di...
quale barbari. Le unità di combattimento consumano oro. Più ne fai, più lo consumi. Le mura sono importantissime per la città, ti consiglio di farle. Lo so che consumiamo oro, però che dobbiamo fare? Questo è. Poi mettiamo la politica del... In realtà possiamo forse già cambiarla adesso, se mi ricordo dove si va. Albero dei progressi civili, governo. Visualizza politiche, possiamo cambiare questa qui, richiede 55 di oro e non ce li abbiamo, allora fatemelo fare quando usa. Qui possiamo fare la miniera, qui invece usiamo l'arciere per attaccare questo, che è l'ultimo rimasto, non si chiama. Che cazzo. Questi li mandiamo qua. So che già c'erano, ma. Purtroppo non ho il mouse. Facciamo qua per modificare l'orario sul PC, così. La stanchezza è quella. E questi li avviciniamo un po' qua. Ci stiamo un po' allargando, però io l'avevo esplorata questa zona maledetta. Allora, prima di attaccare, contro unità di misi, fai così. E spacca. Ah no, non puoi attaccare adesso, maledetto. Stai a meno 2-3 euro a turno, bancarotta imminente. Ma sì, ma lasciate fare. Colonizzare in questo gioco è fondamentale, ma è fondamentale farlo nel punto giusto. Ti consiglio dove c'è tanta pianura, così puoi mantenere le mie città. Fatto, vedete che prima si poteva mettere il negli altri civilization. Eccolo qua. Costo base, progetto dedicato allo sviluppo di un distretto che fornisce oro e punti e grande ingegneria. Oh, prima non c'era questo. Perché prima giustamente tu arrivavi a un certo punto dove non ti serviva niente, volevi fare un po' di oro, mettevi una casella che era praticamente produzione, ti dava tipo qualcosa di oro a turno, oppure cibo, oppure altre cose. Perché io ad esempio qua sono costretto per forza a costruire qualcosa, anche se non mi serve, e tutto quello che costruisci consuma oro a turno. Adesso c'è il progetto logistica della zona industriale. Ok, questo lo possiamo fare. È quella l'inculata, che negli altri civilization giustamente, se io non voglio spendere, però se mi fai spendere per forza ogni turno, so cazzi. Quindi non è sempre voluta come cosa. Ale, mi serve il nome al volo per un PG di un gioco di ruolo tipo Ettore oppure Gesualdo. Come si chiama quello lì di... Geronzio. Ammazzatelo, l'uno ce n'è rimasto. Puttana troia. Poi potete attaccate questo, dai. Fateli un po' fuori, sti cazzo di barbari, bastardi. Olè. Allora. Questo chi è? Lanciere. Lo mandiamo qua di una casella. Il costruttore aspetta. Aspetta un turno, va. Gli spadaccini... Non lo so, perché non so da dove arrivano i barbari. Se da qua, che potrebbe essere... Carlo armato. Lasciamo un po' qua, va. Puntiamo verso sud. Turno successivo. Vediamo che riusciamo a fare. Quindi ci vuole il distretto probabilmente per fare quelle cose che prima si potevano fare normalmente. Comunque i cosi continuano ad andare a sud, quindi significa che stanno a sud sti cazzo di barbari. A parte quello là sopra, che sono anche barbari a cavallo. E sconfitta rovinosa. Addirittura. Yes. Cazzo. Non abbiamo oro per spadaccinare. Questi possono attaccare dalla distanza. Ecco qua. Attaccate dalla distanza. Almeno un po' li indeboliamo. Sti cazzo di cavalieri. Molto poco li indeboliamo. Però meglio poco che niente. Questo li faccio saltare il turno. Gli spadaccini. Andiamo prima con questi, magari, se scopriamo dove stanno di casa. Guarda che c'è nella mappa dove è l'accampamento dei barbari. No, in realtà quello che vediamo qua è l'altra civiltà. L'accampamento dei barbari non ci viene segnalato. È quello che avevamo distrutto prima qua, ma poi qui comunque ci vengono segnalate risorse e città dei nostri alleati.
alleati, le altre civiltà, poi alleati o no. E... dove è ambientato il gioco? No, non c'è un'ambientazione. È il mondo, così... il mondo. Poi vabbè, non è visto come il mondo come lo conosciamo noi, però è un mondo di gioco, poi questa sarà a nazione nostra, non c'è un'ambientazione precisa. Questi sì, mi forse sa di sì, arrivare ai tempi nostri va pure nel futuro. Yes. Allora, il colono l'abbiamo fatto arrivare qua, fondiamo la città e giustizia è fatta. Scegli la produzione. Qua possiamo fare... sotto, se guardi bene, si vede un accampamento di barbari nella mappa. Granaio, ma... dov'è? Questo forse. Vai, pian piano ci arriviamo. Forse questo qua. Non mi piace il fatto che la mappa è fatta così, però. Come vi ho detto pure prima. Non mi garba perché non si capisce... moltissimo, anche le zone scoperte poi ce le rimette in questa trasparenza un po' farlocca. Namaskar. Salve Gandhi. Main Mohandas Gandhi hoon. Mere log mujhe Bapu kehte hain. Par kripya mujhe mitra kahein. Ok, vabbè. Questo non ci attacca, si presume. Salve, anche se quando giocavo a Civilization mi attaccavano tutti, facevo incazzare come una bestia pure Gandhi io. Porca troia, attaccava come se non ci fosse un domani. Vabbè, un onore incontrarti. Capitale ci aiuterà a promuovere il commercio. Vabbè, ci fidiamo di Gandhi, va. Se fai cazzate te spacca il culo però, eh. Poi il bello era... dicono non fidarti alle bombe nucleari quello. Ma è sempre così, infatti mo ve lo stavo dicendo. Io lanciavo sempre attacchi nucleari, ma poi Gandhi ci dava sotto, la guerra termonucleare. Sta di fatto che turno successivo qua c'abbiamo ancora sti cavalli che ci stanno secondo me per attaccare. Salve. Ah no, se ne arrivano. Scappano i cavalli. Arciere, tu fortifica, tu aspetta, tu spadacci. Allora aspetta, prima che lo spadaccino, qua dobbiamo fare un'azione evasiva. Occhio che Gandhi ti riduce alla fame. Ma... no, cazzo! Puttana la troia di Eva. Fa incazzare che io clicco su uno e subito mi schippa sull'altro e quindi mi fa perdere tempo. Intanto siamo la Mecca, Medina, stiamo fondando città random. Guarda che bella zona verdeggiante. Verdeggiante. Che ridi? È verdeggiante, tantissimo verdeggiante. Verdeggiantissima. Abbiamo l'opportunità di cambiare sistema di governo, adottandone uno più moderno e potente. Rafforziamo la nostra identità e promulghiamo nuove politiche per indirizzare il nostro popolo. La politica è l'arte del possibile. Cambia politiche, ok. Adesso ce l'abbiamo sbloccato, quindi possiamo mettere quello che ci diceva. Il costo di mantenimento dell'unità è ridotto a 1 oro per turno per ogni unità, che probabilmente è meno di quello che spendiamo adesso. A parte che forse possiamo cambiare il governo? Sì. Ok. Cambia politiche. Forse ci conviene quello economico? Sì. Sì. Mettiamo Repubblica Classica. No. Forse no. Non è facile scegliere, cazzo. Forse è meglio questa. Dai, facciamo una via di mezzo. Così mettiamo questo che ci costa meno, la cosa militare. Poi mettiamo più 2 oro da tutte le rotte commerciali. Trascina politica questo qua, più 2 punti influenza per turno ai confini di ottenere emissario e città-stato. Città-stato conta come 2 emissari. Autocrazia, questo. Se no non hai politiche militari. Lascia fare, ce l'abbiamo... no, l'oligarchia ce l'abbiamo, ce n'abbiamo una di ognuno. E tradizione grande scrittore, grande generale per turno. Fammi il grande generale, va, visto che ci stanno a spaccare il culo i barbari, magari il grande generale ci aiuta. Comunque
Sì, la cam si sì, sta avendo un attimo di spalla. Ma sì, perché sto appoggiato al bruschino, quindi fa ombra. Misticismo, storia scritta, vabbè, misticismo dai 5 turni c'è stato. Allora, qua siamo arrivati nella zona calda, nella zona calda. Questi non li dobbiamo far scappare, perché se si insinuano succede un macello. Quindi le carte rosse, verdi e gialle cambiano nel tempo? No, si aggiungono pian piano, ce ne dà altre. Allora, qua dobbiamo pianificare un po' l'attacco, quindi uno. E togliamo questo. Turno successivo, stando attenti. Dobbiamo circondare la zona perché questi non devono sfuggire da nessuna parte, sti maledetti barbari. Anche se ce ne saranno sicuramente in giro. Guarda quello là come si fa a insinuare. Quello che per un uomo è magia, per un altro è ingegneria. Allora, castelli, ingegneria militare, matematica, meccanica, miglioramento segreto e balestra. Allora, scegli la produzione. Scusa, noi stavamo facendo logistica della zona industriale. Progetto dedicato allo sviluppo di un distretto che fornisce oro e punti e un grande ingegnere. Ora vedete, siamo a più 9 oro per turno. Vai anche con questo. Questo si sta avvicinando, quindi dobbiamo elaborare un piano. Questi possono attaccare qua. Va bene. Ma in realtà c'è il blue screen, il green screen, il red screen, il white screen, mi sembra. Anche il white. Sì, vabbè, bene o male un po' di tutti i colori, anche se quelli, il principale è il green e il blu. Sono quelli più sì, usati. Sì, perché diciamo quel tipo di verde è difficile da trovare in giro, quindi è difficile da confondere con altri colori. Però sì, ci sono vari colori. Attacchiamo questa. Dobbiamo elaborare bene la nostra strategia. Questi li spostiamo qua visto che si stava avvicinando quella zona, quell'altro babbaro. E dove sta lo spadaccino? Sbam, spadaccino. Spadaccino, vada qui. Ci sono le scuole per avere dei cittadini più intelligenti? Sì, ma non credo per i cittadini più intelligenti, semplicemente per la... No, quello magari è SimCity, dove poi ci servono i cittadini intelligenti, eccetera. Qui no. Serve per espandere, magari, per espandersi culturalmente. Guardali come si insinuano tra le linee, i bastardi. Ma noi facciamo così. Poi facciamo... No, prima questo, che mi attacchi qua. Sono un po' morti, ma ci può stare. Spadaccino, no, questo spadaccino mi attacca questi. Vedolo, sì, il verde e l'arancione. Il verde è razer, tipo questo verde qua. E questi dalla distanza possono, no? Quindi famo così. E turno successivo vediamo come si muove. Esatto, Albi, perciò abbiamo i blue screen. Allora, quello si sta avvicinando qua. Per ascendere al palco più elevato. Ok, abbiamo fatto i giardini pensili. Vanno a certe scale lungo le quali sono disposte delle chiocciole, per le quali nel giardino si conduce continuamente l'acqua dell'Eufrate da uomini ordinati a questo effetto. Che belli. Ok. Eccoli qua. Belli, belli. E quindi possiamo costruire qualcos'altro, tipo... Eh sì, qua non abbiamo il distretto, ecco perché non ci fa fare sta cosa. Quindi dobbiamo fare un distretto. No, l'acquedotto. Cioè, aumenta la popolazione. L'acquedotto pure lo dobbiamo fare. Porca troia. Ale, in volume di sportiveggianza dicesti di essere laureato in biotecnologia farmaceutica. Ho amici che hanno preso questa quella facoltà. Ma cosa si fa praticamente? Dipende, puoi fare un sacco di cose dopo, così come puoi non fare niente. Puoi fare il ricercatore, puoi lavorare nelle industrie farmaceutiche, quello che sviluppa i farmaci, che studia i farmaci, che inventa i farmaci.
intendi, rappresentante farmaceutico. Zona industriale, do cazzo, la faccio la zona industriale, devo aspettare ancora un pochino perché non... Sì, no, Hunger Games abbiamo visto solo un film, a me è piaciuto, volevo vedere tutti gli altri, ma Ale non era... No, io non li ho mai visti, neanche uno l'ho visto. Ah, è no, vero. Io non l'ho mai visto. È vero, beh, sì, sì, non ho visto. No, che non ero propenso, perché non li ho mai visti. Però non so neanche qual era, stavano su un'isola, tipo. Qua dobbiamo attaccare, dobbiamo toglierci sti fottuti bastardi. No, la retta, sono bastardi veramente forti questi, dobbiamo attaccare male. E dopodiché questi qua, vittoria parziale, ci accontentiamo della vittoria parziale. Tra l'altro non è stata proprio una vittoria parziale, non è stata proprio una vittoria. Questo lo utilizziamo per attaccare dalla distanza questi qua. E ancora non muoiono sti bastardi. Aspetta. Questo lo utilizziamo per attaccare lo scout, che non deve andare in giro a rompere i coglioni. E questo aspetto perché ce n'ho solo uno qua, quindi non posso utilizzarlo così random. Dobbiamo stare attenti. Questi continuano a fare scout perché si vanno ad inserire nelle altre cose. E quindi dobbiamo stare un po' attenti. E questo è quanto. Giustizia è fatta. Adesso dobbiamo semplicemente annientare i barbari. Vediamo. Questi qua in realtà non è che ci serva più di tanto, perché forse ce la possiamo fare già solo con questo. No, in realtà no. Vi faccio fare una casella così me li tiene a bada. Vediamo. La retta, non pressare. Allora, questi stanno provando ad attaccare, ma muoiono malamente. Ottimo così. Questo forse me l'ammazzano, sì. Vabbè, ci stava, ci stava. Ma noi ci abbiamo comunque... Allora, questo non ci interessa, però... Possiamo... fare questo qua. Questo qua. Perché ci dobbiamo, non li dobbiamo far scappare dietro di noi, perché sennò rischiamo che... vanno ad insinuarsi in città. Il momento pressing della retta, perché ha dormito 2 ore, 3 ore e adesso è esagitata. E aspetta, vabbè, tanto questo aspetta, però forse possiamo fare così. Olè, e ci siamo tolti pure quello. Poi magari li ributtiamo in città nel prossimo turno, perché dobbiamo stare attenti che non si vada ad insinuare qualcuno nelle nostre linee nemiche. La mecca è Medina. Mi piace dire che pratico il misticismo militante. Sono assolutamente... No, vanno bene così le politiche. In realtà non lo so, perché noi non ci abbiamo messo nessuno a difenderle, quindi potrebbero rubarcele in un attimo, in realtà conquistarcele in un millisecondo. Allora, inviamo l'emissario. Costruisce un distretto piazza del teatro. È un casino, Nato, farla entrare nella web perché ci abbiamo un sacco no, di no, cavi. No, non si può fare, no. È troppo stretto, poi già prima si è staccato qualcosa con qualche movimento, quindi. Missione, inizia una rotta commerciale, attiva l'euro e la terra. Facciamo con Ginevra, costruisce un distretto piazza del teatro, poi vabbè, lo possiamo fare. Però un'altra cosa che possiamo fare è... inizia una rotta commerciale con la Venta. Che si può fare, Arciere. No, non lo promuoviamo, sennò poi non possiamo fare la nostra mossa, famo sta stronzata. Le costruisci le strade, aumentano le entrate e il commercio. Al momento non possiamo fare le strade in realtà. Spadaccino uno qua, questi qua e
questi qua. Dai che li chiudiamo. Magari ce la freghiamo pure noi sta zona, che c'è un sacco di rame. Tra l'altro non sarebbe mica una cattiva idea. Attacca direttamente, va. Si può? No. Ok. E... vediamo nel prossimo turno che succede. Tanto sicuramente Barbari non è che c'è un accampamento su. Guarda come riescono sportiveggianti più che mai. Qua abbiamo conquistato un'altra zona. Il lanciere. Buonanotte. Saluto chi va via. Allora, con le strade posso... puoi muovere le tue unità all'infinito tra le due città. Logistica della zona industriale. Fanno ancora così. Il lanciere. Ah, il carro possiamo mandarlo a Seul, Medina, Cairo. Vabbè, dobbiamo vedere anche il rapporto delle caselle. Fammi questo, sempre il Cairo che è vicino. Non possiamo ancora fare la ruota. Quell'altro, questo qua, lo possiamo mandare qui. Poi vediamo, in realtà, la prima cosa che voglio fare è... Vabbè raga, io vi abbandono. Se aspetti un attimo, tanto due minuti e la chiudiamo. No, vabbè, non ti posso dire. No, no, vabbè, perché sì, se no l'avevo detto che tra poco ci salutiamo alle 11, sono le 12 meno un quarto. Cos'è? C'è un buco spazio-temporale. Quando gioco a sti titoli, ragazzi, sono troppo fighi. Cioè, onestamente, non so i vostri gusti, ragazzi, ma io amo gli strategici. Troppo belli. Mamma mia. E dai, de spadacci. Dai, mo togliamo di mezzo questi e ci salutiamo. Sì. Vabbè, magari faccio tornare i miei. Non è vero, è ancora vabbè, vivo. Ma tanto tu puoi stare... No, no, ho fatto. Allora, facciamo questo, togliamo questo qua e chiudiamo. Un momento. Bene. Dobbiamo saltare il turno, però, il turno successivo. Abbiamo finito le nostre mosse. Ammazziamo almeno questo barbone qua che tenta di scappare, ma c'è una via di fuga. Qua non possono andare, o sbaglio? Arciere, me lo ammazzi. Aia, ammazzata arciere. Ok. A posto. Ora facciamo solo una cosa, rimandiamo questi in città, questi qua li rimandiamo tutti nei nostri territori, questi invece li facciamo fare un giro qua, non so se possono andare. No, e allora ok, va bene così. Torneranno pian piano nella loro casupola. Volete vedere una fotina carina di Laretta? Ma non si vede un cazzo. Sì. Questa quanto è carina. Allora. Direi che abbiamo fatto. Ok, abbiamo fatto. Ok, allora. Ragazzi, con Civilization continueremo assolutamente, il problema sarà non continuare in realtà, quindi non lo so quando rifarlo, ma il prima possibile, perché è veramente figo. Andiamo a salvare la partita, salva partita con un nome eventualmente, Saladino, facciamo così, scrivo Twitch, così mi ricordo che è della serie, se sa mai. E va bene dai ragazzi, allora spero che questa sera vi sia piaciuta questa live, spero che questo gioco vi sia piaciuto, non lo so, a me come detto piacciono troppo, quindi ve li continuerò a portare, li continueremo a portare, ci sfonderemo come se non ci fosse un domani, magari faremo anche qualche maratonuna, sì, potrebbe essere che organizziamo qualcosa, poi vediamo come organizzarci. Domani sera può essere che facciamo una live, vi faccio sapere. E niente, vabbè, rimanete allora sintonizzati sulla pagina Facebook dove vi avviso per un eventuale live, se facciamo la live, se la facciamo su cosa. E, ma sì, si potrebbe rifare anche questo domani, non lo so, vediamo. Oddio, per l'entusiasmo no. Di sì. Magari io domani potrei postare sul secondo canale la live per chi se la fosse persa, così se la recupera queste 9, 10, 11, 2 o 3 ore così a voi. In scioltezza. E poi...
Ok, vabbè, dai ragazzi, come sempre, grazie a tutti, ci vediamo domani sul canale, penso recensione dell'MSI, poi per la live, ci sentiamo. Buonanotte, buonanotte a tutti, ciao, ragazzi. Ragazzi, ci si sente domani.